Possiamo cominciare, se vi, vuole, se vi accomodate comincerei, giusto? Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questa bella, bella sala. E oggi eh, restituiamo i risultati di un progetto di ricerca finalizzata, come, come mh, diceva prima. Chiamulera, sia io che lui, eravamo impegnati contemporaneamente in un altro convegno, ma eh, giustamente quando si tratta di eh, rendicontare che cosa ha fatto la ricerca sanitaria sicuramente è, è, è prioritario. E quindi io non, non entro nel merito di che cosa di, si parlerà oggi, perché siamo qui proprio per sentire i risultati, ma soltanto... Un paio, un paio di cose. Come avete visto eh, chi, chi, chi l'ha preso, recentemente eh, abbiamo pubblicato, eh, sempre insieme eh, ai colleghi amici del pensiero scientifico, un, eh, il primo rapporto su eh, salute e genere nella nostra regione, che non è un rapporto esaustivo su tutto quello che si può dire sulla salute e genere nella regione Lazio e né eh, la scoperta di chissà che differenziali che non conoscevamo, però è un, vuole essere un segnale dell'importanza di porre il genere al centro delle le differenze di genere al centro delle politiche sanitarie, di tutte le politiche sanitarie, perché l'abbiamo affrontato da tutti i punti di vista, dai punti di vista del, del, della vulnerabilità uh, agli inquinanti ambientali, dal punto di vista dell'esposizione ai fattori di rischio con differenze tra maschi e femmine e, e su uh, effetti sulla salute, accesso alle cure, esiti e anche ehm, uso, uso di farmaci. È evidente che la gravidanza eh, ha in quel, in quel libro un capitolo a sé perché eh, è un momento di vita esclusivo della, della donna eh, nel quale accadono tante cose, tra le quali anche eh, gravidanze in donne che hanno patologie croniche preesistenti o donne in cui si sviluppano patologie e, e come sappiamo la, la ricerca eh, esclude queste donne da tutti i trial e quindi è solo attraverso una ricerca osservazionale la cosiddetta real world evidence non perché i trial non siano real world quindi diciamo anche questa definizione non sempre ci, ci piace però la capacità della ricerca epidemiologica di utilizzare al meglio i dati dei sistemi informativi correnti, a mio avviso in questo studio è un esempio eh, molto, eh, molto virtuoso. L'altro aspetto che mi preme, eh, mi preme eh, sottolineare mh, ne parlavamo, ne abbiamo parlato negli anni tanto con Antonio Addis che eh, oltre che di farmaci si è occupato di ricerca, di ricerca sanitaria e eh, lo ricordiamo ad ogni occasione, quest'anno sono dieci anni dalla scomparsa di ehm, Alessandro Liberati. Alessandro Liberati ha speso gli ultimi anni della sua vita nel cercare, anche partecipando come vicepresidente della CTS di Cerca Sanitaria, di riorientare l'investimento dei fondi del Servizio Sanitario Nazionale per la ricerca. Luigi Naldi, se lo ricorda bene, faceva parte di quella CTS. E per una ricerca utile al paziente. Questo credo che sia un esempio di una ricerca utile alle donne. Oggi venivo con una mia amica eh, ginecologa che lavora al policlinico e le dicevo: vado alla presentazione dei risultati di un progetto in cui tutti voi dovreste venire perché, non soltanto gli specialisti della patologia in oggetto sono interessati a questo, ma. Tutti i ginecologi che assistono le donne nella gravidanza e che si trovano con, con donne che hanno problemi di patologie croniche che vengono rimpallate dallo specialista al ginecologo a seconda delle, delle situazioni. Quindi sicuramente è importante eh, questo studio. I risultati di, di questo studio dovrebbero andare oltre quello che è, eh, diciamo, il parterre di oggi, che è di fatto chi è stato più coinvolto. Nello studio. So che i tentativi di coinvolgimento istituzionali non, hanno, non sono stati particolarmente efficaci, però eh, credo che uno sforzo, eh, ne parlavo proprio ieri con Antonio, che dovremmo fare, che dovreste fare tutte le persone che hanno partecipato al progetto e portare questi risultati oltre il progetto, cioè non, non, non finire con questo, con, questo, con questo workshop. E. Niente, per, il resto, per il resto direi che mh, lascerei, non prenderei, non prenderei eh, altro, altro tempo. C'è un piccolo cambio nel eh, coordinamento della prossima sezione perché Cusano non è, eh, non è presente. Quindi, io ringrazio tutti i collaboratori allo studio, ovviamente i colleghi del Dipartimento, ma anche i gruppi. Verona, Vicenza e tutti i gruppi che hanno mh, partecipato allo studio. Eh, avremo poi appunto la presentazione anche di, eh, del gruppo del, dell'Università dell eh, di Milano e, e, e tutte le presentazioni successive in cui io, eh, in cui io non, eh, non entro. Grazie perché penso che i risultati di questo studio, come dicevo, noi li abbiamo già anticipati in parte in questo rapporto ma li riprenderemo in maniera sicuramente più analitica in altri in altre modalità e quindi siamo tutti curiosi di ascoltare proprio il, il risultato del progetto nel suo nel suo complesso grazie a tutti e, e buon eh, buon eh, buon proseguimento antonio credo che sia il tuo eh. Abbiamo questo problema di cambiare i microfoni per, sanità per sanificarli uno dietro l'altro. Allora, adesso la prima del della sessione dei lavori abbiamo chiesto a Fabio Parazzini e a Giovanni Esposito di introdurre il tema che andiamo ad affrontare, perché eh, la restituzione di questi dati che riguardano una popolazione molto specifica, donne che... Eh, hanno una patologia cronica, dermatologica, e che hanno bisogno di un trattamento cronico durante la gravidanza. Però in realtà questa è una situazione che troviamo in tante altre situazioni, in tante altre aree terapeutiche. Quindi noi il primo obiettivo era restituire sì i dati, ma porli in un contesto. E abbiamo chiesto quindi a Fabio Parazzini di introdurre questa giornata eh, con una relazione riguardo lo studio della cronicità in gravidanza, il contributo della farmacopiedologia, perché in tutte un po' le esperienze che portiamo c'è il farmaco come tracciante utilizzato per identificare le popolazioni, ma è appunto un tracciante per restituire altri tipi di conoscenza e chiedo quindi direttamente a Fabio e gli do la parola per introdurre la giornata. Grazie Antonio, uh, grazie dell'invito. Sì, uh, uh, la mia uh, idea è quella di presentare, la mia di Giovanni Esposito è quella di presentare una introduzione che sia uh, legata alla alle problematiche della comunicità e disabilità in gravidanza e anche il contributo della farmacologia per cercare di studiare meglio questi, uh, uh, questo evento. Di cosa stiamo parlando? Uh, per cronicità, una malattia cronica è una malattia che presenta sintomi che non si risolvono nel tempo e ne giungono a miglioramento. L'obiettivo è quello di prevenire ulteriori problemi e questo è uno degli aspetti che ha anche a che fare con la gravidanza e le segue le avverse, comprese la disabilità. La disabilità è la condizione di chi in seguito non ha più menomazioni strutturali o funzionali e una ridotta capacità di interazione con l'ambiente sociale. Ma il dato epidemiologico... Qualche modo di rilievo è che sostanzialmente queste due condizioni identificano la stessa popolazione. Se noi guardiamo l'indagine ISTA del 2019, circa il 70% delle persone in condizioni multicronicità o affette da malattie croniche presentano limitazioni all'attività eh, quotidiana. Quindi queste due condizioni identificano una popolazione fragile, in particolare in gravidanza, eh, che non è così. Così rara, io cercherò di toccare questi aspetti, la frequenza, l'influenza delle malattie croniche sulla salute perinatale e eh, identificare se possibile le opportunità in cui la salute delle donne e gli interventi sanitari possono intersecarsi nel modo più, eh, più efficace. Dicevo, eh, non è così rara questa condizione, queste sono alcune indagini che utilizzano fonti differenti. Eh, quello che possiamo osservare, poi ci torno, che è che c'è senz'altro un aumento nella frequenza negli ultimi anni rispetto alle indagini più indietro nel tempo. Ma queste indagini che hanno utilizzato strumenti eh, differenti, se parliamo di farmacoepidemiologia, eh, lo studio eh, recente del 2022 utilizza dati di prescrizione per patologie croniche, ma se guardiamo dati da intervista o dati che utilizzano eh, statistiche rutinarie, quelle che possono essere per noi eh, le SDOI, dati ambulatoriali e così via, vedete come generalmente noi possiamo identificare intorno a un 15-20% di donne in gravidanza che hanno problematiche eh, di, eh, legate a patologie croniche. Uh, in Italia non abbiamo uno studio formale almeno che, che io uh, conosca utilizzando i dati dello studio Passi noi possiamo dire che circa il 10-15% comunque delle donne in età fertile hanno problematiche croniche che possono anche essere maggiori se includiamo anche in questo concetto di cronicità anche la problematica dell'obesità e del sovrappeso che sapete che ha un forte impatto sulla, uh, su alcuni aspetti degli esiti dell'andamento uh, della gravidanza. Ma quali sono le condizioni croniche più frequenti in gravidanza? Io ho messo insieme due tabelle da due approcci diversi, un approccio che uh, si basa su dati uh, di statistiche rutinarie e un, da una, è un approccio che è quello che vi citavo prima che utilizza le prevalenze d'uso di farmaci. Beh, con entrambe le modalità noi possiamo identificare alcune condizioni che sono di maggior rilievo, senz'altro le patologie tiroidee, uh, senz'altro le problematiche legate all'utilizzo di farmaci antidepressivi e psicotropi, uh, le problematiche legate al all'asma sostanzialmente alle patologie bronchiali e poi le due condizioni che hanno anche uno specifico ruolo nell'ambito della gravidanza che sono il diabete e l'ipertensione. Uh, queste come condizioni croniche, quindi non come diabete gestazionale o come ipertensione gestazionale, ma comunque che toccano uh, in modo diretto l'andamento della gravidanza anche rispetto alla, alla sua gestione. La disabilità, vi ho detto che sostanzialmente misurare la cronicità o la, o la disabilità porta a misurare spesso la stessa popolazione, comunque. Noi possiamo dire che circa in Italia circa il 5% delle donne sotto i 64 anni, è chiaro che è un taglio molto alto rispetto all'età fertile, ma comunque ci può dare un'indicazione, ovviamente il valore minore in una popolazione più giovane, e riporta limitazioni gravi. Se noi consideriamo anche le, 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 eh, le limitazioni di minor eh, gravità, probabilmente ci avviciniamo a questa stima che è riportata per la popolazione statunitense in età fertile. Dicevo prima, la diapositiva indicava che vi è un aumento nella frequenza. Eh, il primo motivo che tutti noi siamo portati a pensare è fondamentalmente l'incremento all'età al parto. Noi osserviamo ormai da 30-40 anni un incremento lineare, costanze eh, dell'età al, al parto, di circa in Italia un mese per anno, quindi si alza ogni 10 anni circa una, eh, un anno nell'età media al parto, e questo può essere uno dei motivi. Eh, la disabilità e le cronicità sono inevitabilmente, come tutte le cose eh, non positivissime, aumentano nella frequenza con, con l'età. Eh, in realtà l'impatto dell'età il parto non è così uh, uh, marcato, voi vedete come la frequenza di cronicità è cresciuta in tutte le fasce di età. Uh, D'altra parte un aumento medio di pochi anni non è che sposta in modo così drammatico l'incidenza e la prevalenza delle condizioni croniche, cioè non è che per la buona parte delle condizioni croniche vi sia una marcata differenza di prevalenza, ad esempio tra i 32, i 34, i 35 anni. Quello che senz'altro ha portato a questo aumento delle cronicità in gravidanza è il miglioramento nelle opzioni terapeutiche eh, e poi farò anche eh, un esempio uh, ma comunque la conoscenza maggiore della gestione delle patologie in gravidanza ha portato molte donne a comunque a affrontare i rischi il rischio usiamo questo termine della gravidanza e gli stessi ginecologi a uh, consigliare o comunque non porsi in modo così negativo nei confronti dell'inizio di una gravidanza in una donna con condizioni croniche. Un altro aspetto scusate senz'altro è eh, l'uso della procreazione medicalmente assistita, alcune condizioni eh, fortemente associate all'infertilità possono in parte essere affrontate attraverso l'uso della procreazione medicalmente assistita e poi in generale un miglioramento diagnostico che porta a una miglior classificazione delle patologie e che quindi in qualche modo inevitabilmente porta a un incremento nelle statistiche o anche nelle, eh, nelle interviste della frequenza di, di patologia in quanto quando è diagnosticata la donna eh, la riporta in modo più, più chiaro. Eh. Se abbiamo visto la frequenza, il fenomeno della disabilità e della cronicità non è un fenomeno raro, è un fenomeno che si eh, presenta eh, nei suoi vari aspetti, nelle sue varie gravità, ma in modo eh, comune nell'attività, nella pratica clinica di qualunque eh, ostetrico, di qualunque ginecologo. Qual è l'impatto della cronicità e disabilità sulla salute della madre e del bambino? Eh, abbiamo le conseguenze materne sulla malattia. Eh, Alcune un po' peggiorano, alcune peggiorano nel postpartum, alcune possono migliorare o avere una remissione in gravidanza e anche dentro la stessa patologia l'andamento della malattia può variare molto da soggetto a soggetto, da donna a donna, da paziente a paziente, usate il termine che ritenete più uh, opportuno. Uh, e questo è l'impatto sulla malattia della donna. Uh, ma vi è un impatto ancora più complessivo che okay, sulle problematiche della gravidanza e questo è i dati della Confidential Inquiry delle morti materne uh, per gli anni 2011-2013. Voi vedete come due terzi delle morti materne avevano una comorbidità, una malattia cronica. Quindi in qualche modo... La presenza della cronicità è un indicatore di alto rischio per l'esito materno, poi lo vediamo anche magari per gli, as per gli aspetti fetali della, uh, della gravidanza. Quindi è uh, uh, un punto che in qualche modo orienta il rischio della donna nel corso della propria gravidanza. Uh, e un quarto circa erano obese, se sommiamo l'obese e sovrappeso circa la metà delle morti materne erano associate a queste condizioni. Ci sono poi le conseguenze sulla gravidanza, in qualche modo uh, rispetto alla madre, il diabete gestazionale, la preclampsia, il parto operativo, la depressione postpartum, un ricovero più lungo e per il bambino il parto pretermine e di fatto il peso alla nascita, che sono sostanzialmente la stessa cosa. Uh, nascere pretermine vuol dire nascere basso, uh, di basso peso, il basso punteggio di apca come indicatore diciamo, di, di esito e la problematica le va legata ai difetti alla nascita. Dicevo parto operativo, sì, eh, le gravidanze con cronicità, a volte anche per le modalità di gestione, probabilmente non per una necessità strettamente clinica, sono anche associate, questi sono tasso di cesari primari, eh, sapete sono i cesari dopo aver eh, considerato eh, non i cesari interattivi, cioè i primi cesari, voi vedete come vi sia una forte associazione, in questo caso con la disabilità, eh, perché se guardate no disabilità, tutte le altre condizioni fisiche, uditive, di qualsiasi tipo, eh, visive, sono associate a una maggior frequenza di parto operativo. E il parto operativo è una eh, delle conseguenze, in qualche modo, a volte magari non strettamente associate alla condizione clinica che però la cronicità e la disabilità si porta, si porta dietro. Uh, se questo è diciamo, il quadro epidemiologico di riferimento, uh, cosa possiamo fare per migliorare gli esiti materni e fetali neonatali? Uh, questo è una un disegno, una, un grafico insomma, che ho preso da, uh, da un articolo uh, pubblicato alcuni anni fa. Abbiamo tre momenti sostanzialmente. Abbiamo un momento di preconcezionale, abbiamo la necessità di ottimizzare la terapia e la necessità, in qualche modo, di mettere in relazione l'assistenza dei ginecologi e degli ostetrici con gli specialisti delle varie condizioni. Quella che viene chiamata in questo caso multidisciplinarietà e che è il, eh, probabilmente il driver fondamentale per ottenere la migliore assistenza rispetto alla gestione della, della gravidanza. L'importanza di la consapevolezza, eh, l'importanza di pianificare la gravidanza. Eh, Oggi uh, vi è uno spostamento in avanti nella ricerca della gravidanza e il momento in cui si ricerca la gravidanza spesso non è totalmente pianificato da parte della donna. Quindi la necessità di una consapevolezza delle problematiche della gravidanza nelle donne con patologie croniche fin dall'inizio dell'età fertile, cioè dai vent'anni, dai, dai primi anni della terza decade uh, di vita, è uh, probabilmente un aspetto importante. Per eh, pianificare e per affrontare comunque anche una gravidanza che possa occorrere nelle migliori condizioni. Le pazienti con malattie di Crohn e rettocoluce cerosa che concepiscono la malattia attiva hanno un tasso più elevato di problematiche fetali, di malattia addottiva durante la gravidanza rispetto a quelle che concepiscono mentre sono in remissione. Eh, quindi affrontare la gravidanza nelle migliori condizioni, eh, che ha a che fare con la consapevolezza della donna della problematica della gravidanza, che comunica al medico e che gli eh, porta quindi ad avere ben chiare questo aspetto, è un punto clinico fondamentale per poter affrontare la gestione della gravidanza nelle condizioni migliori e ridurre le problematiche fetali e materne eh, nella donna con la patologia questo è sempre legato alle indagini sulle morti materne, fa come vedere come un buon controllo della malattia sia un punto fondamentale nell'affrontare uh, 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 la gravidanza. Quindi la problematica preconcezionale è il primo aspetto con cui i ginecologi e gli specialisti delle altre discipline si devono inevitabilmente confrontare. Questo però spesso non avviene. Io ho portato alcuni esempi, alcuni saranno due o tre, saranno anche legati a, a qualcosa in cui sono coinvolto, altri sono più di letteratura. Uh, un terzo di donne che avevano portato rito non avevano ricevuto alcuna informazione prima della gravidanza. Questo è ad esempio un'indagine sulla. Uh, uh, sull e uh, La mancata informazione poi ha una sua conseguenza, il fatto che le donne spesso rinuncino di affrontare la gravidanza. Questi sono dati. Italiani, eh, sulla sindrome anticortico-lipidi, l'epilessia, le malattie infiammatorie intestinali, eh, questo è uno studio in cui sono stato coinvolto anch'io, eh, questa condizione neurologica, i 40 non hanno ricercato le mal figli a causa della malattia, quando eh, vi sono le condizioni per poterla cercare, per portarla portare a termine, eh, in, eh, se ben informate, se ben ehm, non è il termine, insomma, comunque, se ben condotte nell'affrontare la problematica, la problematica nell affrontare la gravidanza. L'altro punto, e qui uh, gioca secondo me un ruolo fondamentale la farmacoepidemiologia, perché può offrire informazioni molto più uh, utili e solide, è l'ottimizzazione della terapia. Che non sempre avviene. Non mi soffermo su queste uh, frasi riportate da vari articoli, ma sostanzialmente noi lo sappiamo: una quota non piccola uh, di donne affrontano la gravidanza o perché è avvenuta in modo con patologie croniche, in modo non, uh, non pianificato, o perché non ben informate, da, eh, o perché la, il curante non si è posto il problema su questo, non nelle condizioni. Migliore anche la gestione, questo ha a che fare più con la gestione nel corso della gravidanza, non sempre eh, segue quelle che sono indicazioni della linea guida. In che cosa gli studi di farmacoepidemiologia possono contribuire rispetto a questi, a questi aspetti? Uh, ad esempio, monitorare la prescrizione di farmaci controindicati in gravidanza. Quello studio svizzero che vi citavo precedentemente fa vedere come inibitori, Dell'angiotensina, sostanzialmente, farmaci che sono controindicati in gravidanza, abbiano comunque ancora un loro uso nell'ambito del secondo trimestre in gravidanza. Quindi monitorare attraverso sistemi rutinari l'utilizzo dei farmaci può aiutare a identificare eventualmente aree di maggiore informazione, di maggiore intervento per capire come mai in alcuni casi, non alti, non numerosissimi, ma questo possa essere. Uh, ancora avvenire nell'ambito della gestione clinica della gravidanza. Un altro aspetto secondo me che gli studi di uh, farmacoepidemiologia possono contribuire nella problematica della gestione clinica della gravidanza è monitorare la tossicità da farmaci. Uh, questo è uh, un nostro studio utilizzando uh, i dati di statistiche rutinarie si è andato a vedere se le donne che avevano Uh, erano state sottoposte a cicli di chemioterapia per un tumore in diagnosticato in gravidanza, vi fosse un effetto negativo sugli esiti neonatali. In realtà non, è stato, non, è non emergeva nessuna associazione tra eventi avversi neonatali e l'esposizione a chemioterapia, in particolare per il rischio di basso peso alla nascita, small for gestational age o di basso score di Apcar al primo minuto, anche se il peso medio dei nati tra i, eh, tra i bambini esposti a chemioterapia era un po' più basso, era più era inferiore rispetto a quelli non esposti. Al di là della significatività statistica, circa 400 grammi che comunque rappresentano un'entità clinica di non piccolo rilievo. Quindi utilizzando dati di statistiche rutinarie, quindi dalle SDO, ai CEDAP, alle informazioni delle banche dati dei farmaci, utilizzando i dati in Lombardia, eh, eh, questo è un modo per monitorare eh, l'effetto negativo dei farmaci, utilizzando ovviamente alcuni grandi marcatori clinici per l'ostetrice, il peso alla nascita, il parto pretermine, la mortalità neonatale. Penso sappiate che, eh, pur essendo in teoria il marcatore principe in ambito ostetrico, è grazie a Dio così rara che non può essere sostanzialmente utilizzata per indagini di tipo epidemiologiche, quindi utilizziamo indicatori proxy come il peso alla nascita sostanzialmente eh, che è il principale determinante sia della mortalità che della morbidità eh, neonatale. E anche monitorare l'uso dei migliori trattamenti possibili. Eh, questo è sempre lo studio svizzero. Eh, ne ho trovato uno che dava un po' di informazioni, ho usato quello, non mi sono messo a lavorare troppo nel senso. Uh, mostrava una diminuzione del, 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 nel trattamento delle patologie tiroidee del, del carbimazzolo con una, un aumento del proprio tiuracile però identificava come molti di questi switch siano avvenuti in gravidanza quando Uh, le indicazioni delle linee guida riportano che sarebbe meglio switchare precedentemente la gravidanza per poter avere non quelle problematiche legate al cambio di terapia nel corso della gravidanza stessa. Anche questo è uno strumento che, può uh, che utilizzando dati di statistiche eruditinarie, possa uh, concludersi. Uh, e la gestione, la terza diapositiva, e vado a concludere, è. Um, la gestione multidisciplinare. Questi sono sempre i dati lombardi, sono l'andamento degli aborti rispetto alle donne che hanno a diagnosi tumore in gravidanza. Voi vedete come nel tempo si sono un po' ridotti. Questo perché? Perché la consapevolezza della possibilità, almeno questa è la nostra interpretazione, la consapevolezza di poter gestire anche con trattamenti chemioterapici in alcuni casi la gravidanza porta a ridurre l'atteggiamento della donna e del medico verso un'interruzione volontaria di gravidanza quando vi è una diagnosi di tumore in gravidanza. È chiaro che questo può essere condotto se si ha una multidisciplinarietà tra gli ostetrici e gli oncologi e questo avvenga in ambiti che concentrino le condizioni patologiche. Vi è poi il vissuto delle donne. Le donne riportano scarse informazioni spesso divergenti, scarso supporto. Questa è una tesi uh, del corso di laurea di ostetricia uh, che io coordino a Milano, uh, gravidanza, parto e genitorialità di donne non vedenti, una tesi laurea di Serena Cerri, dell'ultimo anno accademico, uh, quello che riportavano le donne, ci sono i pregiudizi che bisogna combattere, guarda quella cieca e pure incinta, in qualche modo lo scarso supporto che viene riportato anche nella quotidianità uh, di tante donne che affrontano la gravidanza con una disabilità ma per il resto in piena, completa salute, che quindi hanno tutte le opportunità e le possibilità di, eh, comple di completare il loro desiderio di famiglia in questo modo. M mi ha segnalato che sono in conclusione, sono in conclusione, le malattie croniche sono una condizione non rara, in genere hanno effetti avversi sulla salute materna, fetale e infantile, circa il 20% delle donne hanno cronicità o disabilità, L'approccio cronicitano è un approccio continuo perché non sappiamo mai quando inizierà la gravidanza, quindi bisogna gestire per tutta l'età fertile ogni donna come una potenziale donna che desidera una gravidanza e la farmacoepidemiologia è senz'altro uno strumento che può offrire informazioni di pratica clinica quasi in tempo reale. Grazie per l'attenzione e la prossima volta la cronicità nel maschio, però, e la fertility preservation che probabilmente è uno degli aspetti che per alcune patologie croniche apre diverse prospettive nell'ambito della gestione clinica. Grazie, grazie veramente Fabio. Io credo che adesso intanto che dico due parole chiamo eh, i partecipanti alla prima sessione. Eh, che modererò io perché Francesca Cusano non, è non ha potuto partecipare, eh, presidente della DOI, perché il Covid continua a mietere vittime. Eh, e quindi eh, Francesca Poggi, Luigi Naldi, eh, Laura Magro e Cristiano Camulera, vi chiamo qua al, sul, sul palco. E due o tre parole per introdurre la sessione che poi avrà quindi spazio anche per accogliere la discussione e ritornare su alcune delle parole chiave che ha lanciato Fabio, che sono, non potevano essere più precise per introdurre un po' il core, il core dei dati che andiamo a presentare con questo studio, perché sentirete parlare di switch di terapia, di prese in carico di, 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 di un... Di, una, di, una, di terapie croniche che vengono un po' entro in un cono d'ombra perché lo specialista ginecologo non le vede in tempo perché quando la donna gliele presenta la gravidanza magari è già in corso, lo specialista dermatologo in questo caso non, non sempre si fa carico del tema della pianificazione, quindi vedrete molte delle tematiche che sono state sollevate nell'introduzione iniziale. Quello che poi cercheremo insieme a voi, eh, comunque è un po' l'esercizio che stiamo facendo oggi, è vedere il contributo che può dare questa, questo, questo tipo di analisi, l'analisi delle, delle, delle patologie attraverso il tracciante del farmaco. È, ed è un esercizio a cui vi invito poi di, a, parte, a contribuire con stimoli anche durante la discussione. Io adesso chiedo a Francesca di introdurre perché la, la, le tre parti che vedete nella prima sessione riguardano un po' i, le tre unità, i contributi delle tre unità che hanno eh, contribuito al progetto PSOMADER. è Un'unità coordinata qua nella Regione Lazio, un'unità coordinata dal gruppo di Verona, un'unità coordinata dal gruppo di, di Vicenza. Ognuno ha dato, ha affrontato il tema da un punto di vista differente. Noi un po' più sui dati amministrativi, eh, Luigi con la parte più legata alla prescrizione, al, alla parte del dermatologo, il contributo alla parte della dermatologia, il gruppo di Verona più da, sul versante dell'informazione e degli strumenti informativi che, eh, che sono stati fatti e che possono essere fatti. Il tutto è un po' fin dall'inizio è stato costruito con l'idea del man mano che raccoglievamo i dati restituire le l'informazione che. che che, che, che si sviluppava. Infatti, il sito PSOMADER, che è raggiungibile, che è consultabile e potete ancora eh, vedere, raccoglie non solo i risultati degli studi, ma raccoglie tutta una serie di informazioni che, man mano che studiavamo l'argomento, ci sembravano utili e interessanti da restituire poi direttamente ai pazienti. In uno sperimento che di fatto accompagnava un uno studio di ricerca a un esercizio di informazione. Però questo man mano lo vedremo nelle diverse presentazioni. Quindi chiedo a Francesca <coughs> di presentare la prima parte. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Uh, intanto colgo l'occasione per ringraziare il gruppo di lavoro dello studio PSOMADER, uh, a nome del quale vi parlo dei risultati dello studio. E, allora, una brevissima introduzione sulla uh, patologia e i motivi che ci hanno spinto a. Um, Fare questo studio. Eh, allora la psoriasi è una malattia che ha una prevalenza globale del 3% e la metà eh, dei soggetti sono donne, eh, quindi la sua eh, condizione cronica eh, si interseca molto spesso con eh, l'età fertile di queste donne, e quindi questo ha eh, portato l'attenzione sui eh, trattamenti farmacologici che vengono utilizzati in gravidanza, e in particolare la vasta scelta di eh, trattamenti eh, antipsoriasici pone l'attenzione sia sui, eh, sulle vecchie terapie, eh, principalmente a base di eh, farmaci convenzionali, sistemici e topici, eh, che sappiamo avere qualche warning sull'utilizzo in gravidanza, e sia sui nuovi farmaci, le nuove terapie, principalmente i farmaci biologici, sui quali ancora eh, si sa molto poco. E per questo motivo gli obiettivi di cui ci siamo occupati nell'ambito dello studio Epsomater sono stati la valutazione di un eventuale svantaggio eh, per, donne con la, per le donne con la psoriasi in ambito della fertilità rispetto alla popolazione in generale e parallelamente la descrizione di un, del pattern prescrittivo dei farmaci eh, gravi, eh, nelle donne in gravidanza. Uh, ok, per quanto riguarda il primo obiettivo, ehm, abbiamo provato a svilupparlo su due fronti. Eh, il primo è stato un confronto eh, tra eh, le donne affette da psoriasi e la popolazione generale e anche altre malattie autoimmuni, e il secondo è stato un focus sulle donne in trattamento eh, con farmaci biologici. E la misura che abbiamo utilizzato per. Ehm, per questo, per questo primo obiettivo dello studio è stato il tasso di fertilità calcolato come il numero di eh, nati vivi per mille donne in età riproduttiva, quindi dai 15 ai 49 anni. E quindi quello che abbiamo fatto è stato eh, selezionare ehm, negli anni a disposizione, quindi dal 2010 al 2016, ehm, a partire dai, eh, dagli assistibili nella Regione Lazio, tutte le donne in età fertile e di queste eh, abbiamo individuato quelle che avevano una diagnosi di eh, psoriasi. Eh, come prima misura abbiamo calcolato i tassi grezzi di fertilità per classe di età ehm, per la popolazione con psoriasi e eh, la popolazione senza psoriasi e come vedete dai grafici non abbiamo riscontrato particolari differenze fra i tassi eh, di fertilità delle due popolazioni. E questo fenomeno viene però confermato nel momento in cui andiamo a standardizzare per età eh, i tassi di fertilità totale, e quindi anche in questo caso vediamo che non vi è particolare differenza fra i due tassi e viene, eh, diciamo lo stesso fenomeno lo osserviamo. Beh, non... Scusate, mi sa che si è bloccata andata, okay. la serviamo per un'altra um, un patologia autoimmune, quale l'artrite okay. E Abbiamo cercato, um, abbiamo indagato anche se ci potesse essere una differenza fra uh, i tassi di abortività totale nella popolazione con psoriasi verso, verso la popolazione generale. In questo caso abbiamo ricercato i codici eh, icd 9 CM e mh, di procedura di aborto sia eh, nelle schede di dimissione ospedaliera che negli accessi in pronto soccorso e anche in questo caso non abbiamo riscontrato una differenza evidente fra eh, i due tassi nelle due popolazioni. E come mh, ultimo approfondimento sulla fertilità eh, ci siamo concentrati sulle donne al primo parto con almeno una prescrizione di biologico nell'anno del parto quindi presumibilmente eh, in trattamento con farmaci biologici e abbiamo potuto confrontare in questo caso eh, tre patologie autoimmuni la con la popolazione generale la psoriasi l'artrite reumatoide e eh, le malattie infiammatorie croniche intestinali e qui vediamo che ad eccezione eh, di una leggera differenza eh, nei tassi standardizzati per la popolazione con artriteromatoide, non riscontriamo anche qui grandi differenze fra eh, i tassi standardizzati eh, della popolazione con malattie autoimmuni rispetto alla popolazione generale. E per quanto riguarda invece il secondo, passando al secondo obiettivo eh, siamo partiti individuando la popolazione in studio, ovvero i parti di donne affette da psoriasi nella regione Lazio. E per andare a descrivere il pattern, descrittivo, eh, il pattern prescrittivo scusate, um, eh, di, questi, di questi parti sono, stati sono state registrate tutte le prescrizioni. Nel, tutte le posizioni di farmaci antipsoriasici ehm, ca categorizzate in tre, in tre gruppi nei tre gruppi biologici, convenzionali, sistemici e topici in, nella durata del periodo di studio che va eh, che dai sei mesi precedenti alla data di inizio di gravidanza in questo caso ehm, individuata come la data di ultima mestruazione e i tre trimestri di gravidanza quindi fino alla data del parto. E nel caso in cui... Mh, la donna fosse esposta nel periodo di studio a più trattamenti farmacologici, abbiamo dato eh, priorità eh, di esposizione ai farmaci biologici in seguito ai sistemici e infine ai topici e abbiamo effettuato la stessa selezione per avere un confronto con le donne affette da artrite reumatoide. E quindi siamo partiti dal totale dei parti registrati nei certificati di assistenza al parto nella Regione Lazio dal 2009 al 2016 e abbiamo inizialmente in primo luogo selezionato i parti di donne con una diagnosi di psoriasi precedente alla gravidanza. E la presenza o assenza eh, della patologia è stata attribuita, eh, linkando queste donne, ad una eh, corte di soggetti con che viene alimentata da molti e diversi eh, ban banche di dati sanitari della Regione Lazio e creata tramite un algoritmo che prende in considerazione i codici ICD9-CM, ATC ed esenzione relativi alla patologia. Uh, successivamente abbiamo selezionato poi uh, i parti di donne um, presumibilmente in trattamento, quindi uh, con una prescrizione nei sei mesi precedenti alla gravidanza di farmaco uh, antipsoriasico. e La stessa selezione è stata effettuata per ottenere i parti di donne con uh, uh, prescrizioni di farmaci antireumatici nei sei mesi precedenti all'inizio della gravidanza. Allora, le caratteristiche di queste due popolazioni sono eh, abbastanza allineate, vediamo eh, l'età al parto eh, leggermente maggiore dell'età al parto della popolazione generale, soprattutto eh, per le donne con artrite reumatoide. E è possibile infatti che ci possa essere un, un, un fenomeno di, diciamo, di rimandare la gravidanza. Eh, in presenza di una condizione cronica come quella che può essere quella della psoriasi e dell'artrite reumatoide e altri due fenomeni che osserviamo sono una, ehm, maggiore, ehm, una prevalenza maggiore di eh, parti pretermine e di parti precedenti eh, anche essi legati probabilmente alla distribuzione dell'età al parto di, di queste donne. Ok, allora i primi risultati eh, che mostriamo sono, eh, riguardano la, la proporzione di parti esposti ai eh, trattamenti farmacologici. Allora come riferimento abbiamo la linea tratteggiata che eh, rappresenta la data di ultima mestruazione, a sinistra vediamo i due trimestri precedenti alla gravidanza, eh, a destra vediamo i tre trimestri di gravidanza seguiti dai due trimestri post-parto. E in giallo abbiamo evidenziato il trattamento in, con farmaci biologici, eh, in viola scuro i farmaci sistemici, e in viola chiaro, per gli antipsoriasici, i farmaci topici. E per gli antireumatici, i farmaci eh, cosiddetti sintomatici, eh, che, mh, mh, che in questo caso nel nostro studio sono i corticosteroidi e i eh, farmaci antinfiammatori non steroidei e allora possiamo, eh, possiamo leggere il grafico in in maniera orizzontale vediamo eh, è evidente un abbandono della terapia farmacologica più evidente per i farmaci biologici e ancora più evidente eh, nella, nella psoriasi e per quanto riguarda invece l'artrite reumatoide vediamo un abbandono leggermente più contenuto della terapia nei trimestri di gravidanza probabilmente dovuto alla maggiore severità eh, della, della condizione, e, mh, mentre è interessante notare eh, che la quota dei farmaci sintomatici comunque rimane alta in tutti i trimestri eh, della gravidanza. Infine, eh, nei trimestri post-gravidanza, vediamo una leggera ripresa, non eh, ai livelli pre-gravidanza, per tutti e tre i trattamenti farmacologici e mh, abbiamo utilizzato poi i diagrammi eh, di Sankey per andare a vedere lo spostamento eh, fra le terapie. Anche in questo caso eh, vediamo, per quanto riguarda i farmaci antipsoriasici, un abbandono evidente nella la barra grigia eh, all'inizio della, della gravidanza e lo stesso fenomeno un po' più contenuto lo vediamo per i farmaci antireumatici e anche in questo caso è evidente eh, la quota di farmaci sintomatici che rimane eh, piuttosto alta. e Infine con l'aiuto ehm, di questa heatmap siamo, andati a siamo scesi al dettaglio di eh, ATC e, mh, e dettaglio mensile. In questo caso, eh, quindi a sinistra eh, della DUM troviamo i sei mesi precedenti alla gravidanza e a destra i nove mesi di gravidanza. E, mh, e questo dettaglio ci ha permesso di andare ad indagare proprio quei farmaci che possono avere un, un rischio teratogeno o, o fetotossici, quali possono essere la citretina, il metotrexato e le flunomide. E, Qui infatti possiamo vedere che già prima della gravidanza l'utilizzo era sporadico di questi farmaci e viene praticamente annullato eh, all'inizio, già dei primi mesi della gravidanza. E è interessante anche notare che la quota di farmaci eh, sintomatici che vedevamo nei grafici precedenti è quasi tutta attribuibile ai corticosteroidi e non all'utilizzo eh, dei FANS. Quindi allora, limite dei punti di forza: eh, noi abbiamo considerato la prescrizione come misura eh, principale dello studio. E eh, quindi il bias nell'identificazione del consumo eh, può riguardare il fatto che noi sappiamo che la prescrizione non per forza, osservare la prescrizione non per forza significa eh, poi avere un effettuale acquisto in farmacia del farmaco e allo stesso tempo. Non osservare una prescrizione eh, successiva non vuol dire per forza che il soggetto non sia coperto dalla prescrizione precedente. Um, però andando a considerare il complementare di questa misura, ovvero i tassi di non trattamento, vediamo una differenza evidente fra eh, i tassi pregravidanza e i tassi eh, durante la gravidanza. E, avendo poi considerato eh, estratto codici da eh, banche di dati sanitarie, è possibile un bias nell'identificazione delle patologie, eh, tuttavia è rassicurante il coinvolgimento di eh, tante banche di dati diverse e quindi diversi operatori sanitari per la codifica delle patologie in studio. E infine sappiamo che eh, diciamo questo studio ci parla di una realtà regionale come quella del Lazio, e però a livello italiano sappiamo che eh, comunque rappresenta questo studio il 10% della popolazione italiana. E quindi per riassumere eh, non sono state rilevate grandi eh, differenze in termini di fertilità fra, le fra i soggetti con patologie autoimmuni e la popolazione generale. Mentre per quanto riguarda il pattern prescrittivo abbiamo notato che la gravidanza ha eh, un impatto significativo, e sia per quanto riguarda i trattamenti antipsoriasici che eh, antireumatici, diciamo con un abbandono eh, un po' più contenuto. Eh, quindi risulta evidente... Ehm, la necessità di studiare l'impatto di questo abbandono su eventuali eh, esiti sanitari per la madre e per il bambino e quindi di migliorare la presa in carico eh, di don delle donne con patologie autoimmuni. Vi ringrazio il gruppo di lavoro e voi per l'attenzione. Luigi di presentare Sanificato. Adesso te lo sta. Eccoti il microfono sanificato. Bene, eh, la mia è una presentazione un po' più qualitativa, diciamo così. Eh, vediamo se parte. La... E c'è una lunga premessa, e, e poi c'è. non so come si faccia per. su? Forse sembra funzionare. Eccolo. Vabbè. Ok, questo è il tema, questo è il mio conflitto di interessi e affronterò tre punti, iniziando da questa premessa generale, psoriasi, fertilità e gravidanza. Allora, io credo che bisogna partire un po' a monte, e cioè da quelli che sono i fattori di rischio noti ambientali per la psoriasi e ce ne sono due che sono rilevanti che sono l'aumento del body mass index e il, lo stato di fumatore questi, questi fattori di rischio sono eh, inter, interessante notare documentati particolarmente nelle donne e, eh, perché ci sono due studi di coorte che sono eh, questi qui anzi è lo, è un singolo studio di coorte il nurse health study che mostra come il fumo e l'obesità eh, siano fattori che precedono la psoriosi e che influenzano l'insorgenza di psoriosi, eh, non solo il fumo eh, è, ha un'azione sulla in, insorgenza della psoriosi ma influenza la gravità e la, lo stato diciamo di sovrappeso obesità ha un, pure un impatto sulla gravità. E ancora. Il uh, sovrappeso in particolare, e eh, in questo caso il body mass index incrementato, è associato. Questi sono i dati dello studio PSOCARE, con una minor risposta ai trattamenti sistemici effettuati per la psoriasi. Questo è il background. Cosa significa questo background? Si, poi poi c'è un altro aspetto, e cioè fumo, e uh, sovrappeso e obesità hanno a loro volta un impatto sulla. Um, sulla uh, fe fertilità e sulla uh, gravidanza. Questo per quanto riguarda il fumo sia nel maschio che nella femmina, e non, non entro nei dettagli, eppure il body mass index si influenza la fertilità e, e influenza anche la possibilità di una um, gravidanza attraverso la fertilizzazione in vitro. E, e L'obesità ha un'azione eh, che riduce la fertilità maschile attraverso vari meccanismi. Ora, tutto questo eh, è importante dal mio punto di vista, ma eh, questa è una survey inglese: non sembra essere un elemento che influenza l'approccio del dermatologo alla gestione della psoriasi e, della sua, e delle sue comorbidità, perlomeno non nel, nel Regno Unito. Non ci sono, a mio parere, a mia conoscenza, dati italiani, però credo che questo sia un punto di partenza abbastanza importante. Poi la domanda è qual è l'impatto della psoriasi per sé sulla fertilità? Questo è un sito così informativo generale dove si dice che appunto di per sé la psoriasi non ha effetti sulla, sulla uh, fertilità, anche se ci sono dei dati proprio della Clara De Simone e di altri che mostrano come nel maschio ci possono essere degli impatti sulla fertilità. Le, qual è l'andamento della psoriasi in gravidanza? Tendenzialmente una piccola frazione, un terzo delle pazienti tendono a peggiorare. E però la gran parte delle pazienti non, non ha peggioramenti o addirittura migliora, e quindi e il deterioramento della psoriasi invece può avere un esito peggiorativo. L'abbiamo visto con Fabio Parazzini per quanto riguarda le malattie croniche sulla gravidanza. Per quanto riguarda l'artrite, pure non sembra che ci siano eh, al, impatti diretti della malattia sulla gravidanza. Questo è il sito. Eh, del progetto Psomadare c'è stato nel sito una survey sulle donne che volontariamente fornivano informazioni sulla loro situazione rispetto alla fertilità e alla gravidanza. E cosa viene fuori? Viene fuori che sostanzialmente eh, ci sono una buona quota di pazienti che pensa di, a una futura gravidanza e quello che eh, preoccupa queste pazienti è soprattutto non tanto la gestione della psoriasi attraverso quanto la trasmissione della malattia al, eh, al, al, al proprio figlio o figlia. E questo credo che sia un elemento importante dal punto di vista della, eh, come dire, del counseling e della possibile poi eh, assistenza alla paziente durante la eh, gravidanza. Abbiamo visto quindi che ci sono degli elementi modificabili che possono avere un impatto sia sulla gravità della malattia che sulla fertilità, che sono il body mass index e il, il fumo e abbiamo visto che il principale problema delle donne che affrontano, eh, o che una buona quota di donne con psoriosi eh, prevede una possibilità di gravidanza e un fattore limitante nella metà di queste donne è il fatto di eh, trasmettere la malattia al proprio eh, figlio o figlia. E e poi passiamo a quello che è la sicurezza dei farmaci. La maggior parte, appunto, questa vabbè, è una, eh, come si dice, una network meta-analisi sull'efficacia dei farmaci nella, nella psoriosi, ce ne sono tanti e questo riguarda la sicurezza. Però appunto queste meta-analisi non si focalizzano sulla fertilità e sulla, eh, sulla, sulla gravidanza. E, e la situazione può essere molto diversa se uno affronta questo tema per quanto riguarda la sicurezza, per esempio per dire il metotrexate qui è all'apice all della sicurezza, questo teniamolo a mente, cioè il metotrexate che ha una lunga esperienza d'uso e sappiamo bene come monitorarlo è il farmaco secondo questa eh, network meta-analisi che ha i maggiori livelli di sicurezza, però certamente non è il farmaco che daremo a una donna in gravidanza o che aspetta. Quindi ci sono dei dati, qui ho cercato di riassumerli riguardo all'impatto eh, dei farmaci durante la gravidanza e gli steroidi topici certamente sono uh, un'opzione così come la fototerapia, anche se la fototerapia può, può uh, ridurre, portare a una riduzione dell'acido folico perché viene sostanzialmente in qualche modo ha un impatto sulla, uh, viene rimosso in sostanza dal circolo e abbiamo dei dati su, uh, soprattutto sugli, an sugli anti-TNF in generale che sono abbastanza. Rassicuranti perlomeno nel primo trimestre di gravidanza e in particolare sul certolizzo, ma che forse tra tutti gli anti-TNF è il farmaco che ha avuto la maggiore eh, eh, attività e eh, eh, attenzione all'uso eh, in gravidanza. Questo eh, è, una, è uno studio che ha riguardato 1200, eh, parti, 1200 gravidanze parti, con il profilo di quelli che sono stati gli eventi, e ci sono degli studi anche riguardo alla, eh, come dire. Eh, passaggio della placenta che è minimo per questo farmaco e poi ci sono gli altri, anti, eh, gli altri farmaci che non sono anti-TNF per i quali tendenzialmente sono farmaci di più recente introduzione e i dati sono un po' più limitati. Eh, vorrei sottolineare come nonostante che si dica che nel maschio il metotrexate è eh, da sospendere tre mesi prima del eh, concepimento non c'è alcun dato che indichi che il metotrexate preso dal... dal, dal dall'uomo eh, che eh, durante il concepimento e dopo eh, durante il concepimento abbia un impatto non ci sono dati che indichino che abbia un impatto negativo sulla, sulla gravidanza eh, e ci sono un, un notevole numero di casi in questo senso di, che indicano una certa sicurezza. Ora questi sono gli ultimi cioè, finisco con questi dati che sono Rigu riguardano sostanzialmente una survey dell'atteggiamento dei dermatologi, una collaborazione con ADOI attraverso eh, il, eh, il sito eh, di ADOI e eh, una eh, mail inviata a tutti i dermatologi e eh, si vede come sostanzialmente la percezione della del, del dermatologo riguardo alla psoriasi è che non abbia un grande impatto sulla fertilità, sulla gravidanza o sull'allattamento anche se ci sono una quota che è incerto su questo aspetto e questo è l'atteggiamento dei dermatologi riguardo al eh, mantenimento o meno e eh, in qualche modo riflette anche eh, dal punto di vista della percezione del dermatologo quello che abbiamo visto con i dati mostrati dalla, eh, con le, dalla eh, per quanto riguarda i dati dell'Opso-MADAR. Eh, sostanzialmente sono gli steroidi topici che vengono mantenuti, il calcipotriolo, per quali però i dati sono meno, so meno solidi, e il certolismo, come vi ho detto, il certolismo è il farmaco per il quale abbiamo più dati riguardo alla, alla eh, gravidanza. E, eh, quali sono i punti che vorrei porre in discussione? Allora, Il primo è che il fumo e il body mass index hanno un chiaro impatto sulla psoriasi e sulla fertilità è imperativo un approccio olistico al paziente, come attivarlo è un tema. Eh, Fabio Parazzini parlava di questa multidisciplinarietà, certamente è importante. Poco si conosce circa la sicurezza dei farmaci per la psoriasi in gravidanza, sappiamo che gli steroidi topici, la fototerapia, gli anti-TNF, in particolare il certolizoma, possono essere un'opzione soprattutto per quanto riguarda il primo trimestre di gravidanza e un registro può essere utile, punto di domanda e poco si conosce circa i fattori che influenzano le scelte dei medici e le percezioni dei pazienti. E quindi è importante promuovere attività che favoriscono delle scelte consapevoli. E quindi io ho finito con questo. Grazie Luigi. Allora, come vedete, questo è un secondo aspetto che abbiamo cercato di affrontare, un po' interrogando con delle survey i prescrittori, un po' cercando di guardare nella loro percezione e attitudini prescrittive adesso chiederei la prossima presentazione che cerca di affrontarlo dal punto di vista anche della documentazione di quello che è a disposizione dei, dei, dei medici e prescrittori e un po' quello che è stato lo sforzo come vi dicevo di man mano che raccoglievamo dati di produrre anche un po' di conoscenza per gli utenti e per i pazienti Prego. grazie, Ciao. buongiorno a tutti <coughs> Buongiorno a tutti, sono Magro. Eh, Esporrò la mia presentazione assieme al professor Chiemulera. Eh, ecco la nostra affiliazione: entrambi lavoriamo presso il, la sezione di, di farmacologia dell'Università degli Studi di Verona nonché anche centro regionale di farmacovigilanza della regione veneto e eh, servizio di farmacologia della UI di eh, verona il nostro scopo oggi è quello di eh, presentarvi eh, alcuni aspetti di eh, sicurezza legati a farmaci ad 11 farmaci biologici Ehm, utilizzati ehm, per la posteriasi mh, eh, e in, in una categoria di donne, le donne in gravidanza, dal periodo eh, delle preconcezionale eh, all'allattamento. Abbiamo utilizzato eh, tre strategie di, di ricerca, qui elencate. E, eh, prima di tutto, abbiamo fatto un'analisi dei dati da, eh, estratti dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Quindi vi presentiamo eh, un'analisi delle informazioni presenti sugli European Public Assessment Report e quindi eh, un approfondimento da fonti e banche dati specialistiche. Ecco la, la lista di eh, principi attivi sui quali ci siamo concentrati, lista condivisa eh, nel, con il gruppo di, di lavoro di, di Madder, e mh, Questa lista eh, di farmaci è elencata per eh, data di prima commercializzazione eh, in AIFA, quindi dal eh, più vecchio eh, al più eh, recente. Nella nostra prima analisi abbiamo eh, estratto le segnalazioni per questi eh, farmaci biologici dalla rete nazionale di farmacovigilanza secondo eh, alcuni criteri di ricerca. Quindi dal 2001 al 31 maggio 2022 eh, abbiamo preso... Eh, nel, nel sesso femminile, età eh, fertile dai 13 ai 50 anni, e abbiamo considerato ehm, le reazioni eh, avverse di, eh, di eh, disordini del, della fertilità, della gravidanza e dell'allattamento. Il, puntato oh, no, Il puntatore è. Sì, no, ma il, um, il laser. Ok, grazie. Ecco allora che per i primi due principi attivi qui elencati, infliximab e adalimubab, ad abbiamo circa un totale di 4.000 e 5.000 segnalazioni nel periodo di analisi nella rete nazionale di farmacovigilanza, però come potete vedere eh, le, i report eh, contenenti fertility disorders sono eh, pressoché nulli, quindi la eh, percentuale è eh, molto bassa e eh, queste considerazioni possono essere eh, fatte anche per eh, tutti gli altri eh, farmaci qui eh, elencati. Questo è un primo aspetto che eh, verrà poi ripreso nelle nostre considerazioni eh, finali. E, quindi abbiamo ehm, intrapreso questa analisi eh, delle principali eh, informazioni di sicurezza presenti sugli EPAR. Mm, eh, gli EPAR eh, sono documenti eh, presenti sul sito di Ema, periodicamente aggiornati, accessibili eh, a tutti, che descrivono eh, diciamo, tutte le, eh, le caratteristiche eh, di un farmaco. Sostanzialmente eh, hanno quattro sezioni: un overview, eh, Authorization Details, Product Information and eh, Assessment History. Per ogni eh, principio eh, attivo biologico sono, stati, eh, letti, sono state lette tutte eh, queste eh, sezioni. Ci siamo poi concentrati prevalentemente sull'overview contenente il summary of important risk, in particolare il risk management plan ehm, and e il product information contenente controindicazioni e avvertenze speciali Precauzione di impiego, fertilità, gravidanza e allattamento al time point di maggio eh, 2022. Ok, nelle, nelle prossime eh, 11 eh, diapositive eh, verranno quindi presentate queste informazioni secondo questo eh, nel template. Il nome del farmaco ehm, biologico è eh, sulla sinistra, quindi tre colonne: eh, preconcezionale, gravidanza e allattamento che riportano le informazioni estratte dall'SPC e dal Risk Management Plan. Eh, in alto eh, a destra la data di prima autorizzazione AIFA e poi la presenza o meno del eh, triangolo eh, nero eh, come ehm, ehm, indice della presenza o meno del monitoraggio eh, addizionale legato a, al, a, al farmaco eh, in oggetto. Quindi eh, cominciamo dall'Infliximab e eh, la, eh, la Dalimumab eh, con cui eh, ci sono delle, ehm, delle informazioni eh, comuni. Allora, ehm, desidero dire che eh, per quanto riguarda il, eh, il preconcezionale, per eh, tutti eh, i farmaci, eh, gli EPAR, gli SPC riportano questa eh, frase, dati disponibili sulla fertilità umana sono limitati per trarre eh, conclusioni e ehm, ehm, c'è l'indice, il suggerimento dell'utilizzo di misure contraccettive eh, adeguate. Che cosa cambia tra gli 11? Principi eh, attivi è, sono praticamente le tempistiche della misura contraccettiva da utilizzare. Per esempio, nell'infliximab eh, durante il trattamento fino a almeno sei mesi dalla sua eh, conclusione. Quindi, eh, nell'infliximab e anche ad alimubab attraversano la eh, placenta. Ehm, ehm, Vi è praticamente l'indicazione del suo uso, se necessario, con una valutazione rischi e eh, benefici. L'infliximab e l'adalimuba possono essere considerati durante l'allattamento poiché passano nel latte materno in quantità molto eh, diciamo, basse e il lattante eh, assume il latte per via eh, orale, il farmaco viene degradato principalmente nel tratto gastrointestinale e quindi eh, l'assorbimento eh, da parte del lattante è eh, minima. L'RMP riporta rischio di agranolocitosi negli innati da donne esposte. E a nostro avviso è importante anche la presenza delle eventuali studi, di prossimi studi o in corso studi di farmacovigilanza addizionale e mm, in alcuni box sotto viene riportata questa frase quando ehm, non, non vi sono eh, informazioni. Quindi ad, ad, ad Alimubab non, eh, non mi soffermo in quanto già eh, ne è presentato, eh, cambia eh, la, la data eh, di prima autorizzazione AIFA, eh, quindi abbiamo InflixioB 1999 e Adalimubab eh, nel 2003. OK。 l'Ustechinumab eh, quindi ehm, come ho detto eh, cambia la tempistica della misura contraccettiva ehm, indicata, suggerita durante il trattamento fino almeno 15 settimane dalla sua conclusione comunque il nostro messaggio ehm, è quello di ehm, che desideriamo che passi è quello di ehm, eh, ricordare che eh, è suggerita una eh, misura eh, contraccettiva poi eh, le, eh, la tecnica L'SPC e l'Information Leaflet indicano eh, la tempistica che è comunque diversa a seconda di, questi, di tutti questi principi attivi ed è dettata praticamente principalmente dalla, eh, dal tempo di eliminazione del, far, eh, del farmaco eh, dall'organismo. Anche l'ussecchiniumab attraversa la placenta mh, è indicato che come misura precauzionale preferibile evitare su uso in gravidanza. È riportato un rischio di paralisi eh, facciale, sempre negli infanti, eh, rischio di epsoriasi pustolosa e rischio di infezioni eh, gravi. Mm, il, eh, I dati sono eh, limitati, eh, sappiamo eh, che il, il farmaco è escreto nel latte materno in piccole quantità, però non è noto se viene eh, o meno eh, assorbito. Mm, ehm, il, eh, le, quindi abbiamo il eh, golimumab, e il, il suo uso diciamo, in gravidanza non è eh, raccomandato, eh, anche esso attraversa la eh, nella, eh, nella placenta è indicato solo con una valutazione rischi e eh, 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 benefici e per quanto riguarda l'allattamento le donne non devono eh, allattare per almeno sei mesi dopo la fine del trattamento legato anche questo alla eh, tempistica di eh, eliminazione. Per il certo come l'infliximab e la dalimumab in questa carrellata di farmaci può essere considerato durante eh, eh, l'allattamento... Oh, scusate? durante eh, l'allattamento, per le stesse considerazioni, e tuttavia l'esperienza clinica eh, in gravidanza è, 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 è limitata. E per i prossimi eh, ne, eh, ne farmaci, che sono il secucinumab, l'ixechizumab, il brodalumab, il guselgumab, il, il tildra. Zumab, il Rizan Kizumab eh, le considerazioni diciamo sono eh, molto simili, le considerazioni principali che abbiamo estratto sono molto simili quindi ehm, a parte il Secukinumab dove ehm, mi dice che ehm, non si dovrebbe allattare per almeno 20 settimane dopo ehm, l'ultima dose. Quindi ehm, abbiamo praticamente come misura precauzionale è preferibile evitare il suo uso in, in gravidanza, sia per questo sia per i farmaci successivi sui quali andrò quindi ehm, ve veloce. E, um, e, um, e cambia la tempistica della, um, della misura contraccettiva. E siamo praticamente, e quindi e avevamo detto che i farmaci sono stati elencati in, per ordine di data di prima autorizzazione, il Seguqinubab 2015, questo il 2016 riporta eh, nelle stesse conclusioni abbiamo il Broda Brodalumab 2017. Eh, ehm, abbiamo qua il Gusel Gumab 2017 anch'esso, però eh, negli ultimi eh, tre presentati presentano eh, il, il simbolo del monitoraggio eh, addizionale. Eh, poiché AIFA richiede per, i farmaci, ehm, per alcuni farmaci, soprattutto quelli più ehm, recenti, ehm, vengono posti nella lista dei ehm, farmaci ehm, da tenere sotto monitoraggio addizionale. Quindi 2018 e um, 2019 uguali considerazioni a quelle elencate. Allora è stata praticamente presentata questa è stata costruita questa tabella riassuntiva eh, finale eh, dove abbiamo utilizzato quattro eh, colori che sono. Scusate ma qua non si vedono bene, comunque il primo eh, è un grigetto, eh, non è chiaro, dove ehm, eh, abbiamo indicato dati disponibili sono limitati per trarre conclusioni, ricordiamo l'allattamento ehm, possibile per infliximam in verde ad Alimub e certulizumab, e, mh, e praticamente, per la, per la maggior parte, l'uso diciamo, eh, è indicato eh, è, con una valutazione rischi e benefici. Quindi, eh, mh, questa è la mia ultima eh, nella slide. E sono stati presi alcuni di tra questi 11 farmaci eh, biologici, ne sono stati eh, ne, presi 6 a nostro avviso i più rappresentativi, sono state costruite delle eh, ne, schede, queste schede sono riportate sul sito di ehm, Somad, sono state costruite eh, ne, con, in collaborazione con la dottoressa Bortus, dottor Nalli, dottoressa Elena Cesari, eh, eh, rispondono principalmente ad una serie di domande concentrate sulla eh, preconcezionale, gravidanza e allattamento. Eh, per le fonti eh, le consultate abbiamo anche in questo caso consultato l'SPC e il foglietto illustrativo, però in aggiunta abbiamo consultato tutte queste fonti, lo Schaffer, il BRICS, eh, due testi di riferimento in materia. Micromedex, banca dati ehm, autorevole, pubmed, mother to baby e lactmed, due, eh, due siti mm, e ehm, possiamo dire che nel 99% ehm, abbiamo, ehm, abbiamo raccolto una concordanza di eh, informazioni, ad eccezione eh, delle informazioni sull'allattamento del, eh, del, eh, del golimbubab e sequinumab. Dove ehm, ehm, nell'EPAR ehm, è indicato, come detto prima, non si dovrebbe allattare per almeno 20 ehm, settimane, ehm, mentre sul sito di ehm, Somadra abbiamo eh, riportato ehm, che è necessaria una valutazione nei ehm, rischi benefici. Le due frasi diciamo non sono, non sono disc discordanti tra di loro perché non so se avete capito, notato che ehm, ehm, si tratta sempre di eh, nelle conclusioni con queste eh, frasi i dati disponibili sono limitati ehm, e valutare la valutazione del caso deve essere fatta dopo un'attenta valutazione dei rischi e eh, benefici. Sono tutte diciamo eh, considerazioni sicuramente diciamo, che indicano la mancanza di informazioni da un lato la ehm, mh, eh, le, e dall'altro diciamo, la necessità di reperire queste informazioni e ne mostrano eh, l'importanza ancora di più del eh, ruolo eh, dello specialista eh, nel prescrittore e eh, ne pongono al centro ehm, eh, la, la donna. E, um, come centralità, diciamo, come, come donna, come madre, eh, abbiamo una paziente diciamo, eh, in, 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 in gravidanza con la sua anamnesi farmacologica eh, mm, e nella clinica. Ecco, e su questo, um, su questo diciamo, e eh, eh altre considerazioni finali. Sì, eh, ringrazio Laura. voi tutti per l'attenzione. Grazie, ah, la Sì, quindi. Non so Spiglio proprio l'ultimo minuto finale. Ecco, eh, queste quindi cosa sono? dei messaggi da portare a casa, te home messaggi che però, nonostante la sintesi di queste frasi, di queste parole, non vanno colti in modo banale o superficiale. Quindi quello che abbiamo visto è farmaci con una storia ovviamente dalla più lunga alla più breve. Eh, ovviamente, in termini di segnalazione di eventi avversi, c'è una. Eh, progressione un accumulo dovuto quindi al tempo di utilizzo e quindi anche di esperienza e quindi anche di confidenza nell'uso del farmaco. Però vorrei ricordarvi quello che si è visto appunto da quella prima slide, dei dati della rete nazionale, quanto poi non c'era una, una corrispondenza con quelle che erano informazioni relative alla, alla fertilità, alla gravidanza, all'allattamento. Quindi, questo è un aspetto importante e quindi. Cosa è importante? Cos'è la lezione? La segnalazione, una segnalazione che nasce anche da un'attenzione. Questa attenzione, eh, oggi lo stiamo citando più volte Parazzini, sulla multidisciplinarietà è fondamentale, però in questa multidisciplinarietà... Eh, mh, vorrei aggiungere una cosa banale, ma penso che tutti quanti ovviamente ce l'abbiamo ben chiara, che quando mettiamo centralità della donna come paziente non dobbiamo intendere come l'elemento passivo di questa eh, ehm, chiamiamola alleanza terapeutica, ma deve essere un elemento attivo. Elemento attivo in quella che è una comunicazione non solo degli effetti benefici della terapia, e delle modalità di come la terapia può essere condotta durante la fase preconcezionale, dando le giuste informazioni su quando interromperla, gravidanza o no, allattamento o no, ma anche comunicare con la donna in quelli che sono gli eventuali eventi avversi. E, tra virgolette, come diceva mio collega, insegnare al paziente, in questo caso alla donna, insegnare anche quelli che sono gli eventi avversi che noti che possono accompagnare il trattamento farmacologico e quelle che sono quindi tutte le valutazioni che il prescrittore, lo specialista e poi tutta quella che è l'alleanza multidisciplinare dei ginecologi e delle ostetiche eh, eh, possono aiutare a gestire. Eh, quindi nuovamente l'importanza della segnalazione e la ricerca, perché la ricerca ovviamente è un continuo in itinere. Da questo punto di vista quello che emerge dall'analisi che abbiamo fatto è effettivamente un elemento, effettivamente un elemento temporale, dove c'è minore conoscenza, minor tempo a disposizione con i nuovi farmaci biologici, però qui, eh, insisto, io eh, nonostante le frasi possano essere banali, eh, il, lo stimolare in qualche modo e continuare a fare ricerca, in particolar modo con i prodotti più recenti, eh, è fondamentale, penso che sia un dovere di tutto con tutte le varie metodologie. Finisco ovviamente, non l'avevamo fatto all'inizio, ce ne eravamo a dirlo all'inizio: non abbiamo conflitti di interesse. Quella tabellina con i colori verde e giallo, a un certo punto, criticamente ci siamo detti sembrerebbe una tabellina di consigli per gli acquisti. No? <ride> per, gli, per gli specialisti andate sui farmaci in verde in realtà ovviamente non lo è grazie all'attenzione ecco allora um, a fine, adesso abbiamo un po' di tempo per la discussione Volevo, proviamo a mettere insieme un po' i punti, abbiamo visto fin dall'inizio dalla presentazione dei parazzini che la cronicità quindi non solo a psoriasi è un tema non raro nella nella gravidanza che ha bisogno di essere affrontato, l'analisi delle prescrizioni può dare. Può, noi ci eravamo impegnati col Ministero della Salute quando ha finanziato questo progetto di produrre un po' di informazioni riguardo a, a attraverso l'analisi delle prescrizioni. Quindi la farmacoepidemiologia può dare un contributo a questa, da questo punto di vista, può. Eh, mettere in luce alcuni fenomeni tipo eh, lo switching fra una terapia e l'altra o anche l'abbandono della terapia. Una volta la farmacoepidemiologia, diciamo la farmacovigilanza sarebbe stata utilizzata in questo ambito solo per scoprire il nuovo teratogeno, quindi vediamo invece una, una, un approccio che è un po' più maturo da questo punto di vista. Che è capace non solo di vedere ciò che. È, di identificare un rischio legato all'utilizzo del farmaco, ma un rischio anche nel non utilizzo del farmaco, nell'abbandono. Abbiamo approfondito ulteriormente per capire come questo poteva essere legato a una mancanza di informazione, ma non in senso generale, perché questo è, dire c'è poca informazione, è come citare i famosi the usual suspect che vengono poi eh, arrestati. Quando non si sa bene chi identificare, si indicano I, 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 i soliti sospettati. Allora siamo andati a vedere normalmente che cosa fa informazione dal punto di vista ufficiale, quindi un, un, parte di noi si sono, hanno, come avete visto, dedicato del tempo nell'approfondire qual era l'informazione presente nei documenti ufficiali, nelle schede tecniche, nelle fogliette illustrativi. Vediamo che da questo punto di vista non c'è un, un grande investimento è più semplice per un'azienda farmaceutica un po' tirarsi indietro, eh, specificare non ci sono studi e lasciare poi alla valutazione del singolo caso che cosa fare, ma naturalmente questo non vuol dire prendersi carico del problema. Da questo punto di vista è partita un'iniziativa che è stata finanziata all'interno dello stesso progetto di costruire delle schede tecniche che fossero più informative, quindi e colmassero quel voto di informazione andando a vedere nella letteratura, nei, nei database che normalmente sono specificatamente costruiti su questo, uh, gruppi di ricerca che come Mother Risk come, o, o nella uh, letteratura primaria, per con, quindi per costruire delle, te, delle schede che fossero più complete, ma ancora facendo questo ci siamo resi conto che in realtà rimangono molti ambiti eh, dove, se uno deve prendere delle scelte, non, non ha delle grosse indicazioni, e si creano a quel punto delle, delle, delle scelte che sono poco evidence based. Decidere di utilizzare o non utilizzare il metotrexate in un paziente, a questo punto, neanche la donna, anche l'uomo, in un periodo in cui può essere eh, impegnato nel procreare. È una scelta eh, mh, che sembra più basata un, ormai su un passaparola, pur non essendoci dati, il metodo Trexate, c'è un'idea che ci sia un, anche una controindicazione addirittura a livello paterno. Sarebbe l'ottimo punto di partenza per un quesito scientifico, per una nuova ricerca, su cui investire, piuttosto che... Eh, mh, favorire e promuovere una pratica medica eh, più che altro non basata su degli studi che come vedete è possibile fare. Eh, io adesso non lo so, proverei a raccogliere qualche spunto se ci sono. Eh, noi abbiamo invitato anche, siamo molto felici di avere anche delle rappresentanze dell'Associazione dei Pazienti che da questo punto di vista... Anche l'idea di avere un sito che fosse rivolto, che da subito pensasse di restituire dei dati al, 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 al pubblico laico, era perché appunto questo coinvolgimento dei pazienti non fosse un corollario finale, ma fosse una partecipazione attiva, perché probabilmente gli strumenti che abbiamo adesso a disposizione, tipo la segnalazione spontanea delle segnalazioni avverse, è uno strumento utile. Fa bene chiamulere a richiamare che è importante segnalare, però probabilmente non ancora abbastanza potente per poter intercettare, ripeto, non più solo se c'è una nuova talidomide in giro, ma anche se c'è una mancata prescrizione, una migliore maniera per fare la prescrizione, una migliore maniera per trasferire delle informazioni che quindi non possono essere lasciate eh, solo al paziente a costruire. Non so se ci sono dei contributi. Eh, o degli spunti o delle domande che qualcuno di voi che voglia reagire alle presentazioni che avete visto. Prego. Io conosco, ma gli altri... Sì. A... Posso ah, do... Scusa, ho fatto una cosa sbagliatissima. Ah, questa cosa qua. Sì, buongiorno a tutti. Eh, mi chiamo Clara De Simone e sono dermatologa. E, sono coordinatrice per conto della Società Italiana della de di Dermatologia di una task force che è partita chiamandosi Psoriasi nella donna in età fertile e attualmente eh, si chiama. Dermatologia di genere. Siamo partiti eh, dall'apsoriasi eh, proprio per i motivi che ha illustrato benissimo eh, Luigi Inaldi e ci siamo già resi conto tempo addietro che c'era ampio spazio per un intervento di tipo educazionale nel campo del, dell'affrontare questo problema dell'apsoriasi nella donna in età fertile della gestione proprio perché non si verificasse questo abbandono di cui si è parlato oggi. Ma questo spazio educazionale non era soltanto rivolto necessario per, i, per le pazienti, era necessario anche per gli specialisti. Perché molto spesso di fronte alla eventualità, alla programmazione eh, di una gravidanza era un problema questo che neanche lo specialista prendeva mai in considerazione, non poneva la domanda alla paziente donna in età fertile. E quindi, eh, diciamo, ci siamo posti il problema, ce lo stiamo ancora ponendo, di come educare lo specialista ad affrontare queste problematiche quando si trova di fronte a una paziente eh, che ha la possibilità. Che intende programmare, chiedere se intende programmare una gravidanza, educare lo specialista alla possibilità di proseguire una terapia quando eh, la paziente ne ha bisogno o di interromperla nel momento in cui si programma la gravidanza. Quindi, in una parola, eh, counseling, fare counseling e interagire anche con gli altri specialisti che spesso non sono a conoscenza delle possibilità diciamo di evoluzione della malattia che non viene curata nel corso della gravidanza, con le possibili conseguenze che ci possono essere anche dal punto di vista della gravidanza e dell'outcome di gravidanza, perché quello che abbiamo visto eh, per altri casi di cronicità che vengono eh, dove si ha un abbandono della terapia farmacologica, cioè il basso peso alla nascita, il parto pretermine, sono eventi che si riscontrano in quei registri, soprattutto nord europei per la verità, che sono stati istituiti, si ritrovano anche nell'apsoriasi. Quindi diciamo necessità di un intervento educazionale sullo specialista, che però sia più globale e che parta, come giustamente ha detto. Eh, anche dalla correzione di stili di vita che possono in, mh, interferire negativamente a partire dalla fertilità se non anche poi sulla gravidanza e sul suo prosieguo. Questo uno. Dall'altra eh, diciamo le pazienti eh, con la psoriasi spesso non sono consapevoli della malattia, cioè molte volte la, la, le pazienti identificano la malattia come, come un qualcosa di esterno, non tengono conto della possibilità che questa malattia possa associarsi ad uno stato di infiammazione, seppur di basso grado interno, che questa condizione possa eh, diciamo, interferire anche, non sappiamo se con la fertilità, ma con l'evoluzione della gravidanza. E, ehm, e quindi eh, diciamo, interrompere, interrompere il trattamento, cosa che una donna, soprattutto se non viene interrogata dal medico, quasi automaticamente fa quando si sa di essere incinta. Ricordiamoci che, non dico, probabilmente circa metà delle gravidanze non sono programmate. E che cosa succede? Succede che noi non sappiamo quella malattia come evolve. È vero sì, in gravidanza la psoria si spesso migliora, ma nel momento in cui io interrompo il trattamento e, e verosimilmente, soprattutto se era un trattamento sistemico, io la trattavo perché era una psoria severa, quella psoria si rischia di ritornare ad essere severa. E diciamo, compromettere quindi anche l'andamento della gravidanza. quindi c'è Tanto da fare sia per quello che riguarda lo specialista, che spesse volte di fronte a uno stato di gravidanza, una programmazione di gravidanza alza le mani, ma tanto da fare anche rispetto alle pazienti, perché da un'indagine che stiamo eh, conducendo eh, relativamente alla consapevolezza di malattia nelle pazienti, soltanto una minima parte di loro. 25% ha consapevolezza della possibilità di peggioramento della malattia in gravidanza. Quindi sono perfettamente d'accordo con, con quello e ti ringrazio per quello che hai presentato perché sottolinea la necessità di un intervento eh, diciamo a più livelli e anche multispecialistico. Molte grazie. Se non ci sono altre domande, volevo fare io, provare io a telegraficamente a chiedere a, ai relatori una domanda. Perché normalmente, come sapete, quando si presentano i risultati finali di uno studio è tutto uno show off. Nel senso uno mostra <ride> l'argenteria. l'argenteria, mica mostra la, le cose che non sono andate bene. allora invece, noi, che cerchiamo di fare le cose sempre un po' al contrario, io volevo chiedere ai diversi relatori. Se lo rifaceste adesso, perché gli eh, studi hanno finalizzato, son sono nati tre anni fa, ha cominciato tre anni fa questo studio ed è stato scritto quasi mh, ancora prima. E allora, telegraficamente, se potesse raccontare una cosa invece che secondo voi non è andata bene dello studio e che rifareste in maniera differente, eh, siccome abbiamo le tre unità di fatto, eh, fra cui la nostra anche. Eh, che cosa vi viene in mente? Cosa, che, che, che cosa correggereste dello studio e in che maniera cambiereste magari un po' la prospettiva? Ah, posso cominciare io? Ah, credo che forse avremmo dovuto. Aspetta, abbiamo uh, bisogno di darti il microfono. No, avremmo dovuto coinvolgere con più intensità uh, l'ambito specialistico, sia la parte dermatologica che la parte ostetrico-ginecologica, cioè uh, coinvolgere. Gli attori sul campo da una parte e eh, quindi pianificare quella parte, di, chiamiamola ricerca qualitativa, che ha avuto delle difficoltà a muoversi e che secondo me è molto importante perché ci dà un'idea, da una parte, per quanto riguarda i pazienti, della percezione. cioè Io sono sorpreso che la metà delle pazienti non sia preoccupata per il trattamento, ma per le conseguenze della malattia, sulla, cioè nel senso me lo diceva la, la presidente della, della società della, come dire, la nostra la nostra rappresentante dell'associazione dell dei pazienti con psoriasi cioè del fatto che l'esperienza personale è quella delle, della preoccupazione della, del, degli effetti, cioè del, del, della gravidanza per quanto riguarda la comparsa di psoriasi nel, nel, nel figlio nella figlia e questo un aspetto quindi da una parte questa dall'altra parte con, con gli specialisti chi lavora sul campo e con le società scientifiche si poteva creare un'alleanza più strategica che è un po' mancata se si vuole eh, posso dire dopo qualcosa eh, eh, buongiorno io sono Valeria Corazza sono presidente di un'associazione pazienti che si chiama apiafco eh, mh, Secondo me è una cosa da, mh, che deve essere subito considerata che eh, così come la psoriasi è una malattia multifattoriale, anche nel periodo della gravidanza è un discorso multifattoriale. Perché adesso voi avete parlato per esempio no, di tutti i farmaci, quello che possono fare in una donna in è stato interessante dal momento in cui c'è una gravidanza il dermatologo non può passare la palla al ginecologo perché io non credo che il ginecologo conosca così come invece li conoscete voi tutti questi farmaci biologici o non sistemici diciamo che vengono dati deve essere un lavoro d'equipe che devo dire dal punto di vista del paziente nonostante Venga sempre richiesto una presa in carico multifattoriale, eccetera, eccetera. Voi non amate molto fare. Quindi, oltre che dare eh, quello che è gli insegnamenti agli specialisti, perché non tutti fanno parte della tasca forza come la dottoressa De Simone, e quindi loro si devono curare di eh, insegnare. Però, per esempio, adoperare anche un veicolo come può essere un'associazione. Noi per abitudine non, nelle nostre riviste non pubblichiamo niente che non, sia, non siano firmate. Le nostre riviste però raggiungono anche qualche cosa come 2000 giovani eh, specializzanti o, o dermatologi. Raggiungono molti pazienti, non solo soci. Eh, perché quello che se ne parla, se ne parla, se ne parla, poi alla fine, diciamo, quella che è la comunicazione, l'informazione e la formazione è sempre mancante. Io che ho fondato questa associazione, ho fatto l'imprenditore prima e mi dicono, tu conduci l'associazione come se fosse un'impresa. Sì, perché io mi avvalgo della collaborazione di professionisti. Per cui, non so, in un anno... Eh, i contatti su Facebook da 400 sono passati a 8.000, è tanto, però perché appunto si adoperano eh, dei sistemi eh, che sono professionali. Io dico, io chiedo molto alla, ai nostri eh, specialisti, e sempre adesso cominciano a ad essere un pochino più eh, disponibili, siete molto impegnati e se vi chiedo un articolo su alcune cose, ma non ho tempo. Eh, noi come facciamo a pubblicare se voi dopo eh, non ci aiutate? Perché credetemi, un'associazione, per esempio, ci sono moltissime donne che eh, pr prima di parlare con lo specialista, col quale hanno casomai dieci minuti di visita e non possono chiaramente mettersi a parlare anche eh, della gravidanza, parlano con noi, dicono le paure. Non sono solo quelle moltissime di passare la malattia. Al, al nascituro, ma per esempio all'inizio hanno detto che si è spostata la data no, della gravidanza, l'età della gravidanza, spesso sono donne in carriera e rinunciano perché hanno paura che la psoriasi ritorni fuori e quindi non c'è niente tanto da dire perché tu hai detto qualcuno migliora, qualcuno peggiora, degli altri non lo so, però mh, bisogna fare formazione. Anche, diciamo così, del paziente e serve moltissimo una task force che sia però multi stakeholder. Grazie. Grazie. Mi domando se non Devi sempre prendere il microfono, se no non scusa, ti sento. Scusa. perché poi siamo anche in, in streaming. No, no, scusa, mi domando se non sia eh, interessante e utile una sorta di registro delle gravidanze in psoriasi, cioè qualcosa che permetta di avere una, eh, un cioè, di avere sia un elemento educativo ma nello stesso tempo una sistematica raccolta di informazioni eh, sulla, su quello che precede, su quello che, 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 che porta alla gravidanza e quello che, che ne consegue. Cioè, mi domando se questo non possa essere utile per la psoriasi. E eventualmente per altre malattie infiammatorie croniche che con la si condividono vari aspetti. Quindi da una parte alleanze, maggiori alleanze anche con l'associazione dei pazienti, dall'altra uno strumento come un registro. Telegraficamente, se volevate completare anche voi questa che cosa non è andata bene, che cosa potreste migli allora, si potrebbe migliorare? L'avevi già citato prima, eh, avremmo dovuto coinvolgere prima le aziende. Cosa che poi abbiamo fatto sì, proprio negli ultime settimane, quindi questo è un aspetto critico, l'aspetto positivo è che le aziende ci stanno rispondendo. Quindi purtroppo non abbiamo la risposta delle aziende in termini di che cosa avevano messo in atto in termini di risk management plan, di attività di formazione, di attività educazionali, quindi se c'era occasione in un altro convegno presenteremo questi dati, ma sicuramente verranno relazionati nelle relazioni finali e nel, e nel ritorno di questo progetto. Avremmo dovuto coinvolgerli prima. E passo anche alla dottoressa Magro, che un altro suggerimento No, infatti, è un suggerimento condiviso. Mi ricordo che era nato eh, durante i nostri incontri la realizzazione, l'eventuale realizzazione di un corso FAD. Eh, di formazione a distanza centrato ehm, appunto sui, mh, sui risultati di, di questo progetto rivolto agli operatori ehm, sanitari interessati e eventualmente nell'apporto diciamo, ehm, ehm, cos della costruzione di, di, di schede di ulteriori, di, di ulteriori schede di ulteriori informazioni di sicurezza sui, sui farmaci Ecco, mi ricordo che era nato questo, questa, questa idea e m, pote, poteva essere un'altra idea. Okay. Grazie. Ma la raccolta dati non è sufficiente se poi non c'è qualcuno che eh, li organizza e li gestisce. Questo è fondamentale. Io poi magari vorrei fare un, dare una risposta brevissima. Prima Francesca e poi a te eh, no, io giusto dal punto di vista dei dati, forse mh, eh, penso che sia importante continuare a collezionare eh, i dati eh, anche a livello di numerosità, avendo magari qualche numero in più si può dire qualcosa ah, sugli esiti made, materni e, e infantili. E, e forse non so, forse avremmo potuto avendo magari altri dati eh, concentrarci cosa che magari faremo sulla parte di sul periodo dell'allattamento di più rispetto al periodo cioè anche parallelamente al periodo di gravidanza e preconcezionale grazie Francesco questo è un altro punto importante noi inizialmente avevamo pensato di far collezionare dati quelli che avete visto delle analisi del prima riguardavano soprattutto la regione Lazio in realtà non c'era eh, non, non una rete capace di collezionare dati anche da altre regioni, cosa che invece poi si è sviluppata su altri progetti, lo vedete, vedrete nella prossima sessione. E questo potrebbe essere effettivamente, lo aggiungo anch'io, come dice giustamente Francesca, una, una parte di evoluzione, allargare le, i dati ad altre regioni, ad altri database, ad altre nezioni, ad altre reti. Chiamolera voleva completare brevemente e poi passiamo all'altra sessione. Che eh, delle cose che ha detto mi ha colpito, ma l'avevo anche detto anch'io il coinvolgimento del paziente, alleanza terapeutica. Per quanto riguarda la ricerca in Europa e anche in Italia si sta incominciando il paziente esperto, quindi formazione dei pazienti per la sperimentazione ecco, nella sperimentazione. E quindi questo è fondamentale. Se ti presenti sì, brevemente, sì, certo. buongiorno. Io sono Frigerio, sono un biologo. Lavoro all'AIFA presso la Vigilanza Post Marketing. Volevo ringraziare innanzitutto tutti i relatori per le chiare sessioni che sono state. Ehm, Appartenendo a vigilanza post-marketing, quello che mi ha più colpito eh, vedendo questa presentazione è che sembra esserci un po' l'assenza di un dato di sicurezza, perché eh, nella prima presentazione la dottoressa faceva vedere il dato del Lazio in cui c'era una tabella che correlava, mi pare, eh, tutti i mesi di gravidanza con possibili effetti delle reazioni avverse, che però... Mh, non mi sembra poi siano, eh, si siano evidenziati in quello che ha fatto vedere invece poi la dottoressa Mario nella sua ultima presentazione, quindi forse bisognerebbe fare anche eh, una riflessione, su questo sono, condivido con il professore che ha detto eh, l'importanza della segnalazione, assolutamente sì, perché eh, il dato rilevato dalla rete diciamo, mi sembra suonare un po' con i dati che sono stati presentati precedentemente, nel senso forse appunto manca un'attenzione di questi oltre un adesso io non voglio dare colpa a nessuno però pare di capire che la formazione deve essere estesa anche poi a quello che è l'aspetto di sicurezza perché al di là di questo studio comunque esistono delle attività sull'analisi dei segnali che vengono condotte periodicamente e si basano appunto sulla segnalazione che sia spontanea o anche non spontanea Quindi una riflessione forse può essere anche su eh, questa materia: pensare di effettuare studi di farmacovigilanza attiva, quindi delle vere e proprie sorveglianze. Non so se è eh, una cosa che avete valutato, è un qualcosa che immaginate possa essere utile, che possa essere magari anche da presentare per l'accesso ad esempio a fondi di farmacovigilanza attiva che AIFA comunque eh, periodicamente va a destinare a questo tipo di attività grazie Luigi, tu sì, che io... sei cintura nera di farmacovigilanza attiva con il progetto Psocare sì, anche quello sulla sindrome di Steven Johnson là, è allora, quella della Steven Johnson Regiscare. no io avevo una domanda per Fabio Parazzini che vedo che beh, tranquillamente <ride> siede in fondo sala, <ride> che è, ed è appunto, si rifà quello che mi ponevo come, come quesito, cioè ci sono delle iniziative tipo registri eh, di gravidanze o di eh, sì, i, in malattie infiammatorie croniche che seguono un po' tutto il percorso, non solo la, la, la gravidanza ma anche il postpartum e l'eventuale allattamento. Pensi che possa essere utile una cosa del genere? È difficile da fare. I registri sono sempre complicati diciamo, e costosi da mantenere nel tempo. Questo è il problema reale dei registri. Sarebbe senz'altro ricco di informazioni e di, e di dati e utile. La difficoltà dei registri è la, la gestione sul lungo periodo. Ecco, comunque, se ci fosse un gruppo motivato, potrebbe essere una prospettiva. Per questo da questo punto di vista voglio aggiungere io qualcosa riguardo ai registi, perché l'esperienza del registro, in quanto tale, no, a partire dalla ciclovir, io sono d'accordo con quello che dice Fabio, un enorme sforzo, eh, dico registri puntati sulla gravidanza, che nel tempo, un enorme sforzo economico, che poi dal punto di vista dell'informazione non ha prodotto. Forse l'esperienza positiva è quella di Floridian, del gruppo sull'HIV che indubbiamente ha fatto consigo, che ha prodotto tanto, però è una situazione un po' particolare. Esatto, allora, cioè, piuttosto che appunto in generare un registro, l'idea di fare ad hoc su delle tematiche e su dei quesiti più specifici, magari degli, degli studi che poi possono essere sempre costruiti sulla base di una raccolta, eh, Prospettica, noi no, queste sono le analisi che abbiamo visto invece di tipo retrospettiva, ma di un'analisi un po' più prospettica de, del dato che dura un determinato tempo, che si accompagna alle attività, delle si, si allaccia la, a magari a dei quesiti che già nascono in fase di registrazione, perché già in fase di registrazione le aziende sanno che magari ci sono delle problematiche. E si impegnano nel momento della registrazione a dire: Va bene, guardate queste problematiche, poi faremo un registro. Il problema è che questo registro poi è un po' generico, è un po' parallelo a raccolgo dati, colleziono su, la sicurezza, su quello che succede in gravidanza. Ma in gravidanza può succedere tante cose, mentre invece magari si può essere già lì nell'ambito del Risk Management Plan. Più, più, più chiari e più, più attenti nel costruire una sorta di protocollo che mi dia nel tempo la possibilità di eh, aumentare un po' la conoscenza. Io credo un po' questo. Eh, Valeria magari vuole aggiungere qualcosa ancora. Soltanto un'osservazione. Prima Antonio chiedeva cosa avremmo potuto cambiare del progetto ripensandolo oggi. Beh, la domanda alla quale noi volevamo rispondere era se i biologici in gravidanza potevano avere degli effetti, degli esiti materno-infantili. In realtà non siamo riusciti a rispondere a questa domanda perché i biologici non vengono utilizzati in gravidanza. Questa è la prima risposta che abbiamo avuto. Quindi forse anche in tema di sicurezza, di sicurezza materna, non solo sicurezza infantile, l'altra domanda alla quale rispondere, Francesca lo accennava sulla fine della presentazione, e se non trattamento delle donne con patologie croniche può avere un effetto sulla riacutizzazione di questa malattia. Quindi spostare anche nell'osservazione non solo il periodo strettamente collegato alla gravidanza, il periodo post ma allargare la finestra di osservazione per vedere anche quante riacutizzazioni ci sono nelle donne che soprattutto hanno sospeso il farmaco. Marina. Grazie, no, mi sembra che uno dei, dei risultati del, del progetto può essere proprio quello di dare delle indicazioni chiare sui quesiti di ricerca a cui si potrebbe rispondere con progetti di farmacovigilanza, AIFA o progetti di ricerca sanitaria o, o quant'altro. Quindi mh, la domanda, suggerimento, nella diciamo anche nei prodotti della ricerca pensare anche di pubblicare una diciamo possibile lista di quesiti a cui si ritiene dopo aver fatto il progetto che è l'occasione migliore per Diciamo, analizzare tutto, tutto il tema, quali sono i quesiti a cui si potrebbe rispondere con l'utilizzo, per esempio, dei dati e altri a cui invece sarebbe certo. necessario rispondere con una ricerca qualitativa o quant'altro. Certo, fin dei conti, noi stiamo un po' sperimentando quest'idea del cosa possiamo fare alla fine del progetto e come possiamo informare. Questo di riportare anche i quesiti di ricerca, quello che ancora rimane poco, piuttosto che concludere con una frase un po' tipica no? occorre fare questi studi dati dimostra che è importante fare altri studi ma essere un po' più precisi e dire quali sono i quesiti di ricerca che è ancora aperto No, volevo solo dire una cosa all'altra Valeria che ha parlato prima, che dice noi volevamo sapere poi alla fine se questi farmaci eh, possono creare dei problemi durante la gravidanza, non abbiamo risposto perché che cosa succede? E mi diceva che, e questa è tutta un'educazione che si deve dare anche al paziente, che a un certo punto una psoriasi che rimane in stato interessante smette di andare dal dermatologo e va dal ginecologo perché dice, oh, adesso devo fare altra cosa. Ma il ginecologo non si sogna di, di, di fare la domanda che farmaci prendi, che cosa stai facendo e non essendo in grado... Ho aggiunto l'incontro dalla dodicesima settimana in poi, che è tardi, quindi se, se aveva già preso dei farmaci in un periodo... D'accordo, però cui dovrebbero, di avere... quello che torno a dire prima, cioè per avere delle risposte se questi farmaci qui occorrerebbe che il ginecologo quantomeno si mettesse subito in contatto con il dermatologo, in modo tale da prendere... Così in gestione e prendere una decisione che sia condivisa, perché altrimenti adesso la pelle per qualcuna dirà non mi interessa più, mi interessa. e quindi vado solo dal ginecologo. È il lavoro insieme che manca. E posso io, eh, sì. io dopo posso... eh. No, se posso ringrazio l'intervento prima sulla, sulla segnalazione. Eh sì, come mostrato sì, nelle diapositive, no. l'RMP, il Risk Management Plan, eh, indica la presenza di eh, progetti di eh, farmacovigilanza eh, in corso, la presenza di eh, studi osservazionali in corso, eh, Pregnancy Research Initiative, in corso e ehm, assolutamente condivido l'intervento sulla segnalazione spontanea. Ehm, ehm, e ehm, desidero, diciamo, eh, ricordare che possono segnalare eh, assolutamente gli operatori sanitari, ma anche i cittadini. Quindi eh, diciamo in questo caso la donna diciamo che eh, assume il, il farmaco, si trova in gravidanza, può diciamo, eh, anch'essa eh, fare la, eh, la segnalazione. E quindi diciamo ehm, la segnalazione spontanea sì, sicuramente è un, un primo passo, però anche essa contribuisce molto alla costruzione del rapporto del profilo rischio di beneficio di un farmaco soprattutto in questi casi dove i dati sono, sono, sono carenti grazie l'ultima no, intervento di Luigi che passiamo alla prossima sessione volevo solo esprimere il mio scetticismo sull'utilità della sorveglianza spontanea per quanto riguarda non gli eventi tipo talidomide dove è stata essenziale di fatto ma su basso peso alla nascita, parto prematuro, cioè questi aspetti mi che sono indicatori per quello che diceva Fabio Parazzini di un impatto sulla gravidanza, cioè ho, ho, molta, ho molti dubbi sul fatto che la sorveglianza spontanea indichi qualcosa in questo senso, dall'altra parte ho molti dubbi che i dati correnti, amministrativi correnti, non so, potrei sbagliare, possano fornire informazioni proprio su su anche questi, su questi aspetti forse c'è un qualcosa che permette di sapere il basso peso alla nascita e il parto prematuro, ma questo è sì. disponibile all'interno del sistema di, di connessione, di, di record linkage, oppure no? Sì, sì. Beh, allora quello sarebbe l'ideale, cioè creare un sistema che permette in maniera sistematica di linkare tutti questi aspetti. E' quello che adesso stiamo cercando di fare con questa nuova con la, insomma sì. Un meccanismo di record linkage, ma non solo di record linkage, di poter poi pulire i dati, avere dei dati che siano omogenei, eh, idealmente che dialoghino anche fra diversità. L'aspetto diciamo... che manca in quel caso è l'aspetto clinico, cioè l'aspetto clinico della gravità della malattia. Della... Di che, che l'ideale sarebbe in un mondo teorico quello di poter avere il, il linkage di quelli che si chiamano i registri di patologia, AIFA, chiamiamoli così, con uh, i dati di... Tu di... torni sempre a psych poi alla fine. No, ma è che è così, sai, il primo amore. <ride> poi un'altra cosa, in qualunque genere di raccolta dati, quello che è molto importante è lavorare, che non è un lavoro mio, ma lo segnalo, sulla privacy. Perché altrimenti ci sono degli ostacoli eh, che credo siano insuperabili per raggiungere determinati target. Allora, adesso anche questo tema della privacy, anche perché quello che abbiamo fatto nella prossima sessione, che introduco, adesso chiamo a, a salire sul palco la moderatrice eh, Clara De Simone, e poi Angela Lupatelli del Dipartimento Pharmacy University of Oslo, e poi. C'è una sostituta di Rosa Gini, che, che, non è ancora okay. eh, che si presenterà. Scusa, io non so il tuo nome, non mi ricordo. Okay. Claudia Bartolini. E, e poi Maria Cristina Valsecchi, che, chiedo che completerà in, per quanto riguarda. perché quello che abbiamo cercato di fare adesso è. va bene, abbiamo presentato i nostri dati dello studio PSOMADER. Però ci siamo anche interrogati per capire che cosa non è. E Valeria Belleudi, scusate, last but not least. La pagherò questa cosa qua. <ride> e... oh, sì, <ride> e... Con altre analisi, con altre database, con altre reti di ricerca che si occupavano e che si occupano sempre attraverso il farmaco di fare indagini riguardo all'utilizzo dei farmaci in altre cronicità. Per capire ancora una volta se quello che abbiamo fatto Pso Mader, è confrontabile, per capire come si pone rispetto ad altre best practice, che cosa possiamo imparare ancora per poter eventualmente fare un passo in avanti. Eh, lascio la parola a Clara sì, De Simone. Grazie, mi sono già presentata e comunque è stato già introdotto l'argomento di questa seconda sessione. Per cui senza esitazione darei la parola alla prima relatrice. Angela Lupattelli, giusto? E che eh, La relazione si chiama Comprendere la sicurezza e l'efficacia degli antidepressivi in gravidanza per il trattamento dei disturbi psichiatrici e che ci darà un overview, giusto, di, eh, di una situazione, di uno studio condotto in Norvegia e, e dati a confronto o quantomeno dati eh, emersi anche da un'analisi regionale italiana. Prego. Grazie mille per l'invito di venire qui, è un piacere essere di persona a questo seminario, so, grazie Antonio per l'invito e grazie per l'introduzione. Eh, oggi pensavo di parlare un po' della mia esperienza come ricercatrice in Norvegia per un'altra malattia eh, di disturbo a lungo termine che sono le malattie psichiche e mostrare un po' eh, i dati che abbiamo in Norvegia e poi come cerchiamo di... Eh, eh, risolvere eh, molti problemi a livello metodologico quando eh, utilizziamo questi dati osservazionali, perché il nostro obiettivo finale è quello di poter concludere se un farmaco è causalmente associato ad un evento avverso nel, nel bambino. Quindi il 5-15% delle donne soffre di un disturbo mentale nel periodo perinatale, che copre tutto eh, il periodo della gravidanza e un anno post-parto. E tra tutte le donne che hanno un disturbo nel postpartum il 40% è iniziato durante la gravidanza. Quindi sono dei disturbi piuttosto comuni. E l'ansia, la depressione e anche i disturbi elementari sono quelli più comuni. Quando andiamo a vedere le statistiche sull'uso eh, dei farmaci antidepressivi in gravidanza, circa l'1-2% delle donne utilizza tali farmaci. E i tassi eh, relativi al periodo prima della gravidanza sono circa il 3-4%. E quando andiamo a valutare quante donne hanno una depressione eh, moderata severa e quante tra loro in realtà sono, eh, ricevono adeguato trattamento con gli antidepressivi durante la gravidanza, questa proporzione è molto bassa, tra il 7 e il 15%. Quindi già da questi dati vediamo che magari alcune donne riescono ad abbandonare il loro farmaco in maniera sicura per se stesse e per il bambino, ma per altre donne probabilmente c'è un, un trattamento subottimale. Negli ultimi 20 anni ci sono stati molti studi che hanno valutato la sicurezza eh, di farmaci antidepressivi negli esiti del bambino a livello eh, della nascita, quindi prematurità, eh, basso peso alla nascita, con malformazioni congenite, e nell'ultima eh, circa 10 anni ci sono altri molti studi che hanno guardato lo sviluppo cognitivo, eh, quindi il neurodevelopment nel bambino. Però allo stesso tempo i dati che riguardano quanto efficaci sono questi farmaci nella donna in modo che da di dare un, un bilancio, un equilibrio a questa letteratura che è pubblicata, sono stati molto pochi. E questo disequilibrio eh, ha creato spavento e reticenza nelle donne, perché molte hanno paura di tali farmaci. Infatti è ben studiato che la gravidanza è un fattore eh, proprio chiave nel eh, abbandonare in maniera piuttosto eh, frettolosa il farmaco, senza fare il cosiddetto tapering, di diminuire la dose eh, lungo il tempo. Ho pensato di portare un po' dei risultati eh, un po' interessanti sulla percezione del rischio. Che cosa, com, cosa pensano le donne? Quanto sono rischiosi questi farmaci? Quindi nel 2011 avevamo, con, avevamo condotto uno studio eh, di prevalenza in cui anche donne italiane avevano partecipato, circa 950. E avevamo chiesto quanto credevano fosse eh, gli antidepressivi altre sostanze eh, pericolosi per il bambino quando presi in gravidanza. E con pericolosi avevamo detto zero nessun pericolo, 10 molto pericolosi, e l'esito eh, di cui facciamo riferimento era le malformazioni congenite. Quindi se vedete gli antidepressivi erano considerati abbastanza pericolosi, quasi pericolosi come l'alcol. Quindi questa è una percezione del rischio, arre, come si dice, unrealistic, eh, troppo elevata. Quindi abbiamo ricondotto lo stesso studio, questa volta solo in Norvegia. Eh, tra donne che avevano un, disturbi, un disturbo psichiatrico. E questa volta però eh, vediamo che l'alcol è ancora eh, percepito come molto rischioso, gli antidepressivi, questa volta, anche se il sample era molto diverso, quindi malattie con una malattia psichiatrica, era molto più basso. Questa volta però abbiamo pensato, dobbiamo chiedere anche cosa ritengono del rischio della malattia eh, stessa della donna. È interessante, eh, hanno visto che eh, la malattia della, della donna era leggermente considerata più riscosa dell'antidepressivo. E questo, secondo me, sono dei risultati abbastanza positivi. Le donne stanno diventando molto più. Eh, eh, hanno più eh, conoscenza sugli effetti negativi della malattia per sé, sulla salute del bambino e anche sulla salute per se stessa. I miei ultimi dieci anni di ricerca sono stati molto fondamentali per eh, cercare di capire se gli antidepressivi in gravidanza hanno degli effetti negativi a lungo termine nel nascituro, ma allo stesso tempo sono stata molto focalizzata sull'informazione della madre. Questi farmaci aiutano la donna, possono ridurre il rischio di ospedalizzazione per malattie psichiatriche, suicidalità, questi eventi avversi piuttosto eh, critici. E questo perché il mio punto, il mio focus, è quello di, eh, come si dice, empowerment le donne devono essere informate sui rischi e benefici dei farmaci in modo che possano prendere delle decisioni cliniche informate. Quindi ho pensato di strutturare questa uh, presentazione in questi due punti e poi di concludere con alcuni altri progetti in corso, cosa pensiamo di fare in futuro. So, la prima il uh, primo studio si basa su dati norvegesi. Quindi uh, The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study è una cohort di pregnancy chiamato MUBA è stato condotto in tutta la Norvegia tra il 1998 e il 2008 e eh, 115.000 bambini nati da 95.000 madri e 77.000 padri hanno partecipato a questo studio di coorte le donne sono state arrollate ehm, quando vanno in ospedale a fare la routine ultrasound che viene offerta a tutte le donne e da qui eh, hanno poi fatto un, un, un sample di sangue Completato un questionario e poi a livelli successivi fino a che il bambino aveva 14 anni. E il follow up di questi bambini sta ancora uh, è ongoing. In realtà molti bambini in MUBA ora hanno 18 anni, uh, quindi hanno dato il loro informed consent e continuano a partecipare allo studio. La cosa fondamentale di, eh, dello studio MUBA è che abbiamo i dati di sangue dal cordone umbilicale dalla madre e anche dal padre, e quindi abbiamo GWAS data, genetic data. Per tutta la triade madre padre bambino e altra cosa fondamentale è che in Norvegia abbiamo questo eh, come in Italia diciamo il numero fiscale e quindi riusciamo a linkare i dati MUBA con tutti i nostri registri nazionali e per esempio il medical birth registry questo è un registro di qualità che è stato eh, 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 fatto dopo la, il disastro con la calidomide quindi nel 1967 proprio per monitorare la salute materno infantile e poter eventuare in maniera eh, mh, attenta se alcuni farmaci potevano essere pericolosi. Un'altra cosa positiva dello studio MUBA è che i genitori, quando il bambino cresce, compilano anche delle eh, scale eh, validate per misurare lo sviluppo emozionale eh, cognitivo del bambino. Quindi in tal modo possiamo vedere effetti negativi a livello di diagnosi, quindi bambini che raggiungono quella eh, sorta di eh, eh, severità nell'ADHD, per esempio, quindi prendono la diagnosi dal medico, ma anche sintomi un po' più serptor, eh, che non raggiungono una severità da ricevere una diagnosi medica. Quindi eh, qui ho presentato un po' nello studio chi abbiamo in incluso nel nostro studio. Quindi, per diciamo, eh, imitare un po' l'ipotetico randomized trial, includiamo solo le donne che hanno una malattia. Quindi, partiremo solo con donne che hanno una depressione o ansia eh, alla settimana 17 o 30, e poi alcune di queste avranno utilizzato eh, questo gruppo di farmaci antidepressivi sono quelli più utilizzati, ed altre no. E una cosa importante è che siamo, riusciamo a eh, catturare l'utilizzo dei farmaci tra due eh, eh, come si dice, fonti di informazioni. Sono rapportati dalla madre nel questionario e poi li linkiamo con i, eh, i dati di prescrizione in farmacia, così che siamo sicuri che l'esposizione è avvenuta. E cosa molto importante è che riusciamo a misurare a due punti, in gravidanza, il livello di severità dei sintomi depressivi e di ansia. E questo anche ritornando un po' alla eh, presentazione precedente è fondamentale quando eh, diciamo, i sintomi eh, della, mh, diciamo, del disordine della madre cambiano di severità durante la gravidanza, quando andiamo a valutare eh, l'effetto eh, del bambino. Ok, Devo andare avanti. Quindi qua in questo studio avevamo incluso eh, 818 donne eh, esposte ai farmaci e circa 5.000 500 eh, non esposte, e altri che avevano discontinuato il farmaco. E quando andiamo a valutare eh, le nostre analisi, vediamo che eh, le donne esposte al farmaco, eh, paragonate a quelle non esposte ma con la malattia, non avevano un, un, un incremento di rischio eh, per le d di nel bambino. E in modo simile, non abbiamo visto nessun effetto a livello di timing, quindi quando le donne hanno preso il farmaco, se era a metà gravidanza o a fine gravidanza, o effetti di durata, quindi donne esposte per più tempo se avevano un rischio più pronunciato. Ok, qui penso che devo andare avanti, scusate, <ride> dato che il tempo è un po' eh, poco. E una cosa importante: il take-home message di questo studio è che abbiamo visto eh, che il rischio era un po' più evidente quando i bambini avevano 7-9 anni e questo potrebbe essere un detection bias perché i bambini vanno a scuola quindi viene de, come si dice selezionata in maniera più semplice eh, l'inattenzione e un'altra cosa importante è che quando abbiamo valutato qual è l'effetto della eh, maternal disease su questo eh, rischio di ADHD anche qua troviamo un rischio elevato quindi confounding della condizione stessa della donna eh, può spiegare questi risultati poi passando alla seconda parte quando vediamo che cos'è l'effetto di continuare l'antidepressivo in gravidanza o, in, o iniziarlo in donne che hanno una nuova depressione per la salute della donna? E qui cerchiamo di eh, rispondere a questa domanda con i nostri dati eh, eh, scandinavi, quindi in Norvegia e in Danimarca, ma anche eh, cercare di replicare queste associazioni in altre popolazioni che hanno una struttura di confounders diversa. E qui sono entrata eh, in collaborazione con Anna Cantarutti all'Università di Milano Bicocca. E quindi pensavo di presentare un po' eh, il nostro studio che non ha pubblicato in quale grado la continuazione del farmaco antidepressivo riduce le ammissioni psichiatriche in ospedale eh, nella donna. Abbiamo incluso circa 17.000 eh, gravidanze, delle donne che hanno preso una prescrizione nell'anno precedente la gravidanza, e di queste una parte ha continuato, eh, la minor parte, una parte ha discontinuato il, il trattamento. Abbiamo utilizzato provenzi di score matching e quindi siamo, eh, alla fine abbiamo circa 4.330 pari di donne esposte e non esposte. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in realtà eh, se facciamo un'analisi molto semplice, la continuazione del farmaco è associata con incremento di rischio di ammissione psichiatrica in ospedale. E questo è controintuitivo perché vorremmo avere che il farmaco riduce tale rischio. Però questo dato mette in uh, sottolinea, uh, e purtroppo quando si utilizziamo questi, fa, questi dati osservazionali il rischio di confounding è molto grave, tante, tante volte è intrattabile. E infatti quando abbiamo stratificato tale analisi tra quelle donne che prima della gravidanza, circa il 60%, cento, il 60 dei giorni dell'anno precedente alla gravidanza era coperto di antidepressivo, quindi abbiamo fatto i due gruppi uh, più comparabili, uh, prima a baseline, vediamo che il rischio si abbassa a 1, quindi non c'è nessuna differenza. Quindi i risultati, il take home message di questo studio è che è difficile valutare in quale grado il farmaco è efficace quando utilizziamo dati osservazionali e quindi richiede anche un altro modo con cui definire la nostra esposizione al farmaco, perché sì e no, continuazione o interru interruzione del trattamento non è troppo semplice, non è realistica di quello che succede nella realtà. E qui per esempio ho messo un po' eh, dei dati eh, norvegesi dove cerchiamo di visualizzare le traiettorie di trattamento. Cosa succede a queste donne quando entrano nella gravidanza? E qua potete vedere che in realtà tra quelle trattate prima della gravidanza, quindi questo è l'LMP Date, soltanto il 23% continua a prendere le loro prescrizioni in maniera continuata. C'è un gruppo, Redex Continuers, che cercano di prendere prendono il farmaco prima di entrare alla gravidanza e poi lo abbandonano completamente. Poi c'è un gruppo molto interessante di donne che ha una, un incremento molto accentuato nel, nel prendere le ricette di antidepressivi in farmacia prima di entrare la gravidanza e poi lo discontinua subito. E poi quest'altro gruppo: le Day Late Discontinuous. Queste sono donne che entrano a gravidanza, prendevano i farmaci circa nell'80% del loro uh, tempo di osservazione, entra in gravidanza e poi gradualmente abbandona il trattamento. Quindi questo mi porta al... Qui abbiamo anche uno studio pubblicato dove cerchiamo di dare un po' di guidance, co come possiamo uh, modellare in maniera corretta questi real world partners of medication news. Qui mi porta all'ultima uh, slide. Ora la mia ricerca cerca di andare un po' oltre eh, per quanto riguarda la sicurezza di antidepressivi e altri psicofarmaci e vedere altri tipi di effetti, perché ora abbiamo visto che 10D, autismo, non c'è molta evidenza nel dire che questi farmaci aumentano il rischio nel bambino, però conosciamo molto poco su effetti metabolici, le traiettorie di crescita, anche il diabete tipo 1, la pubertà e anche la coesposizione co a più psicofarmaci nella gravidanza. E poi l'efficacia degli antidepressivi nel periodo perinatale, ora noi abbiamo visto degli eventi molto acuti, ospedalizzazione per depressione, ansia o suicidalità, però in realtà molte donne magari non raggiungono quella soglia. E quindi cerchiamo di valutare, di misurare questi outcome in maniera eh, un po' più diversa. E ultimo, quello su cui stiamo lavorando, come possiamo eliminare questo confounding di eritibilità della... Della, della condizione materna del figlio o anche dalla parte del padre e quindi stiamo cercando di utilizzare in maniera ottimale questi dati della MOBA Genetics, dove abbiamo dati genetici della madre, padre e figlio, per cercare di controllare le nostre eh, stime ed eliminare questo confounding che è importante. Che una malattia come le 10 nella madre è sicuramente molto associata se una donna ha anche depressione ansia in gravidanza, utilizza farmaci. E quindi il nostro ultimo scopo è quello di. Cercare di abbassare questa soglia di percezione del rischio eh, a, a livello del, um, nei medici, nel, ma anche nei pazienti e nelle donne, con l'ultimo scopo di prendere delle decisioni informate basate sull'evidenza. E vorrei ringraziare i miei contributori, i miei eh, quotori chiave di questi studi, che sono la dottoressa Anna Cantarotti, from uh, Università di Milano Bicocca, eh, la mia collega Edwin Norden e Aibin Strom ad Oslo. E Mi scuso del mio italiano un po' eh, arrugginito ogni tanto. Eh, vorrei ringraziarvi per la vostra attenzione e se avete domande o se volete verificare le vostre domande di ricerca con i nostri dati nordici eh, offriamo anche delle scholarship per ospitare ricercatori o PhD Student dall'Italia in Norvegia. Eh, siamo molto aperti a collaborazioni. Grazie mille. Allora grazie, intanto mi scuso per aver riferito male la collaborazione prima e quindi era con l'Università di Milano Bicorica. Allora, eh, vado avanti perché suppongo che la discussione è preferibile farla alla fine e abbiamo la dottoressa Claudia Bartolini, giusto, che ci parlerà eh, dell'azienda regionale di sanità toscana questa volta e il Conception Consortium. Buongiorno a tutti, sono Claudia Bartolini dell'Arts Toscana, sono rappresentanza del Consortium di Conception con il quale collaboro con Rosagini che oggi non è potuta essere qui. Vorrei innanzitutto ringraziare Antonio per l'opportunità di presentare il nostro lavoro qui oggi. Oggi vi parlerò di una breve introduzione sul progetto di Conception e uno dei primi lavori prodotti di questo progetto, ovvero l'algoritmo per identificare le eh, gravidanze. Conception è una partnership pubblico-privata finanziata da IMI e eh, co-diretta da Novartis e l'Università Medica di Utrecht. È iniziata nell'aprile del 2019 e andrà avanti per altri cinque anni. Questa è un po' la geografia che non si vede benissimo del, dei centri di ricerca partecipanti al progetto di Conception, divisi tra partner e terze parti, quindi includendo più di 200 ricercatori da 200 paesi. La mission del progetto è quella di testare e costruire un ecosistema in grado di generare e monitorare eh, rapidamente evidenze real world sulla sicurezza dei farmaci in gravidanza e allattamento, con l'obiettivo di informare le aziende, gli operatori sanitari e soprattutto le donne. Questa è la pipeline del progetto, quindi il passaggio dai dati al modello di generazione delle evidenze. Dalla raccolta dei dati in tutte le data source disponibili alla eh, creazione di un vero e proprio catalog per caratterizzare i dati disponibili che è tuttora disponibile online. La trasformazione dei dati originali a un common data model che vi illustrerò a breve, con degli opportuni eh, check su il sull'indicatore di qualità dei dati trasformati, fino a poi il disegno di studi per arrivare a dimostrare evidenze scientifiche su uh, The Demonstration Project, fondati sul progetto. I dati disponibili per le gravidanze sono sia di tipo di sperimentazioni eh, animali, quindi fa le fasi precliniche, che dati real world, dati di farmacovigilanza e segnalazioni spontanee, dati eh, dei database amministrativi, quindi Electronic Healthcare Database, registri nazionali, Eurocat e corti di nascita o registri di esposizioni. In questa slide invece eh, abbiamo un'idea di quelli che sono i dati disponibili a livello numerici del, delle gravidanze raccolte in tutto il, il progetto. Quindi abbiamo una totalità di circa 2 milioni di nascite l'anno tra partner e eh, terze parti, che vengono poi utilizzati all'interno del, del progetto. Un primo lavoro: eh, eh, del progetto è il principio di armonizzazione dei dati, quindi attraverso uno studio qualitativo abbiamo creato uno schema concettuale per rappresentare in modo omogeneo le, di, eh, le sorgenti di dato eterogeneo. È già stato pubblicato un articolo in cui si eh, spiega tutto il procedimento di dati, eh, tutto il procedimento che ha, ci ha portato al, alla creazione di un, com, di un vero e proprio common data model, il conception common data model riassunto in questo schema concettuale tra tutte le tabelle presenti e, e le loro relazioni. In questa sede non mi, mi soffermerò a eh, spiegare eh, questo schema concettuale, ma piuttosto... Ehm, vi racconterò quello che è uno dei primi eh, prodotti di, di questo Common Data Model, ovvero eh, un algoritmo per eh, elaborare, per identificare tutte le gravidanze possibili in ogni data source eh, del, del progetto. Quindi, il nostro obiettivo principale, la motivazione che ci ha spinto a produrre eh, questo nuovo algoritmo è quello di evitare bias di selezione nell'identificazione di gravidanze quindi di evitare di escludere dallo studio molte gravidanze che hanno esito sfavorevole e che sono più difficili nelle identificazioni, ma soprattutto cercare di identificare le gravidanze mentre sono ancora in corso. Questo perché eh, è necessario per generare eh, evidenze in modo tempestivo riuscire a individuare gravidanze ancora in corso, soprattutto per, come è stato il caso dei vaccini Covid. Per cui dando un, uh, rapid, uno sguardo alla letteratura ci siamo, uh, abbiamo capito che non c'erano già presenti algoritmi che potessero risultare uh, completi e che riuscissero in, uh, a sfruttare comunque l'intera gamma di informazioni all'interno delle data source. Per cui abbiamo deciso di eh, implementare un nuovo algoritmo trasparente che riuscisse a eh, includere tutti gli scenari e tutte le data source de, del, per identificare le gravidanze. Questo è lo schema concettuale dell'algoritmo, quindi vengono eh, raccolte tutte le informazioni relative al concetto di gravidanza da tutte le, da, le, le banche dati. All'interno dei dati disponibili nel, nelle data bank. Vengono raccolte tutte insieme e raggruppate eh, per persona e per gravidanza secondo una gerarchia. Che tiene conto ovviamente della qualità della databank di provenienza e delle informazioni registrate. Infatti, la qualità maggiore è per i registri Eurocat e per i registri di nascita, nei quali sono registrate la data di inizio e la data di fine della gravidanza. Dopodiché, abbiamo, abbiamo qualificato, per, eh, abbiamo dato una gerarchia per colori. La seconda qualità è quella gialla, dove la data di fine gravidanza è registrata, ma la data di inizio è imputata dall'algoritmo e eh, viceversa per la qualità blu dove la data di inizio gravidanza è registrata mentre quella di fine è imputata e quelli di qualità rossa che sono i classici eh, record di gravidanza in corso nei quali né nell l'inizio e nella fine della gravidanza sono registrate ma vengono imputate dall'algoritmo. Come risultato di questo algoritmo abbiamo ups, un... Eh, L'output è una lista completa delle gravidanze ehm, eh, che estrapolate, eh, identificate nella, nella data source con tutti i record che siamo riusciti a estrarre da questa, quindi tenendo conto anche delle visite specialistiche, delle eh, visite consultoriali, dei codici eh, diagnostici di algoritmi già presenti in letteratura. Vi mostro un primo risultato di quello che... Eh, di quello che è stato l'utilizzo dell'algoritmo all'interno dell'ARS del, dell toscana. Quindi in questo grafico vediamo il numero di gravidanze per anno individuate in ARS suddivise per tipo di fine. In celeste abbiamo i nati vivi, in viola gli aborti spontanei, in verde le terminazioni ora non si vede moltissimo la differenza e in fucsia le gravidanze con esito sconosciuto. Quindi, come prima considerazione, possiamo dire che utilizzando solo i dati dei registri avremmo perso questa percentuale di eh, gravidanza con esito sconosciuto. E non solo, eh, utilizzando solo i, rec i record dei registri avremmo perso oltre il 25% delle gravidanze. A conclusione, ehm, questo algoritmo quindi applica uno schema concettuale comune a tutte le sorgenti di data europee eterogenee con il fine di identificare tutte le possibili gravidanze attribuibili a eh, tutte le possibili gravidanze ritrovabili in una data source e eh, attribuendo a ognuna in, in, nel modo migliore possibile l'inizio, la fine e il tipo di gravidanza, considerando che. Eh, in questo modo non siamo, eh, siamo, siamo riusciti a individuare gravidanze che altrimenti non avremmo individuato, e soprattutto gravidanze in corso e con esito sconosciuto, aumentando potenzialmente il numero delle corti eh, di gravidanze, che possono essere quindi utilizzate per gli studi di sicurezza dei farmaci o come eh, nel caso dei vaccini Covid. Quindi. Questo strumento ci consentirà eh, di migliorare gli studi sull'utilizzo e la sicurezza dei farmaci in gravidanza. Grazie per l'attenzione e grazie a tutto il gruppo di lavoro che ci ha permesso di eh, fare questo lavoro per il quale un manoscritto è in lavorazione. Complimenti per questo studio eh, diciamo, che immagino richieda uno sforzo collegiale non indifferente e mi immagino che anche i risultati saranno considerevoli. Molto bene. E quindi adesso andiamo avanti con eh, l'altra Valeria, Valeria Belleudi, la rete MamNet. Grazie, grazie a tutti, buongiorno a tutti. Eh, ringrazio Antonio per avermi dato la possibilità di raccontarvi la rete Momnet. Okay. Abbiamo visto alcune esperienze a livello europeo di cosa si fa sull'uso dei farmaci in gravidanza da un punto di vista osservazionale. In questa slide ho voluto ripercorrere cosa si è fatto in Italia su questo tema. Un primo lavoro molto interessante lo troviamo nel 2000, un lavoro condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, in cui attraverso una survey di circa 10.000 donne si è provato a stimare quale fosse l'utilizzo di farmaci in gravidanza, stimando che circa tre donne su quattro assumevano almeno un farmaco durante la gravidanza. Facciamo un salto di 10 anni, siamo nel 2008, e questa volta non serve più una survey, ma attraverso il record linkage dei database amministrativi si prova a rispondere alla stessa domanda. Siamo in Emilia Romagna e oltre al tema di quale possa essere l'utilizzo dei farmaci in gravidanza, si comincia a tracciare l'utilizzo delle classi di farmaci a rischio. Passano ancora dieci anni, cambiamo regione, arriviamo nel Lazio e questa volta con uno studio combinato che mette insieme sia i dati dei sistemi informativi sanitari ma fa un confronto attraverso dei dati di una survey si prova sempre a stimare la prevalenza d'uso e a domandarsi quale, quale sia il rischio in termini di utilizzo di farmaci teratogeni. L'anno dopo l'AIFA... E attraverso un primo lavoro pilota che mette insieme questa volta non singole regioni, ma tre realtà, abbiamo quindi l'Emilia Romagna, il Lazio e la Puglia, cerca di trovare una risposta senza il tema, sempre al tema della prevalenza d'uso, andando anche ad esplodere le categorie di farmici utilizzati. Da questo studio pilota nasce un interesse specifico per questo tema, tanto che l'AIFA decide di effettuare un rapporto sull'uso dei farmaci in gravidanza. Che prova a rispondere a domande come l'appropriatezza dell'uso dei farmaci, l'aderenza alle linee guida e il tema che tratterò nella presentazione di oggi: l'impatto della gravidanza sulle terapie croniche. Nasce quindi la rete MOMNET, una rete coordinata dall'AIFA, che mette insieme i dati questa volta di otto regioni, come vedete, con una buona rappresentatività nord-centro-sud. Collaborano a questo progetto non solo le regioni con i dati e con gli esperti in materia, ma anche il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e alcuni colleghi dell'Università e dell'Istituto Mario Negri. Il Dipartimento di Epidemiologia collabora a questo progetto sviluppando tutti gli aspetti metodologici. Eh, qual era l'obiettivo del rapporto? L'obiettivo del rapporto era andare a monitorare l'uso dei farmaci prima, durante e dopo la gravidanza andando a descrivere le caratteristiche sociodemografiche della corte arruolata, andando a ad identificare dei dati generali di prescrizione e andando a suddividere l'utilizzo di farmaci in tre gruppi. I farmaci che vengono utilizzati a supporto della gravidanza, come le preparazioni antianemiche e i progestinici, i farmaci che vengono utilizzati spesso associati a procedure ed interventi, ad esempio gli eparinici e gli antibiotici. Mi ha colpito della presentazione della collega il fatto che ci fosse una percezione del rischio in Europa molto alta sull'uso degli antibiotici. Poi vedremo che forse in Italia questa percezione del rischio associata agli antibiotici non c'è. E poi tutto il tema dei farmaci per le patologie presistenti incidenti. Una novità rispetto anche agli altri dati disponibili a livello nazionale è proprio il tema anche della variabilità. Una variabilità che vuole essere geografica, andando indagate le differenze per regione ma anche una variabilità sull'uso di farmaci in sottopopolazioni diverse, come ad esempio le donne residenti in Italia ma che provengono da paesi a forte pressione migratoria. A livello metodologico i database sono stati consultati, sono database disponibili a livello regionale, abbiamo il SHEDAP, gli assistibili e le prescrizioni, sia territoriali che erogabili in diretta. Anche qui un approccio metodologico che ha permesso di preservare la privacy è quello dell'utilizzo di un common data model, ovvero le regioni hanno trasformato i tre archivi disponibili a livello regionale in un formato comune di dati condiviso, non hanno dovuto condividere con il centro coordinatore nessun dato individuale, ma sono stati inviati degli script che sono stati elaborati e hanno permesso di avere delle tabelle di risultati che sono state poi oggetto di ulteriori analisi. Che cosa abbiamo ottenuto? In, uh, nei due anni studio, abbiamo un biennio che va dal 2016 al 2018, abbiamo all'incirca 450.000 donne. E prima informazione interessante è quella relativa all'età. Come vedete, l'età più frequente, circa un 35%, è quella tra i 30 e i 34 anni, è interessante subito osservare che il 37,5% ha più di 35 anni. Quindi inizia. A essere interessante in questa popolazione a parlare di patologie croniche. Il livello di istruzione è eh, più frequentemente medio-basso, hanno avuto già una storia di parti precedenti, circa il 50%, e anche la storia di abortività precedente ci parla di un circa un 20%. Che cosa possiamo vedere sulla prevalenza d'uso? In questo caso abbiamo stimato la prevalenza d'uso come percentuale di donne che ricevono almeno una prescrizione nei periodi considerati. Beh, sicuramente la gravidanza porta a un aumento dell'uso dei farmaci, si passa da un 57% a un 73%. Notiamo che il picco principale in realtà si ha nel primo trimestre, con un 51%. Altro elemento di interesse è che questa prevalenza per ogni trimestre considerato porta ad avere un uso più elevato da parte delle classi di età più eh, grandi. Che cosa però viene utilizzato? Come vedete in questo grafico che mostra la prevalenza d'uso per primo livello di ATC, in realtà i primi tre gruppi di farmaci ci parlano di farmaci che vengono utilizzati a supporto della gravidanza o per interventi che avvengono in gravidanza. Il livello più alto, l'arancione, il primo picco nel primo trimestre ci parla di un uso di farmaci relativi alla classe di sangue e organi emopoietici. Parliamo quindi dell'acido folico e dei progestinici. Troviamo un picco sempre nel primo trimestre, l'azzurro chiaro, anche qui abbiamo farmaci utilizzati, eh, diciamo proprio per la gravidanza. Si parlava prima di gonatropine, di procreazione medica assistita, abbiamo anche eh, farmaci. Eh, progestinici e troviamo un picco invece nel secondo trimestre come vedete nell'uso proprio di antibiotici che sembra essere alto comunque già nel trimestre pre-gravidanza e post-gravidanza. Indagando questo picco ci siamo resi conto che molto spesso è associato a procedure di amniocentesi nonostante non ci siano linee guida che supportano questo uso. Andando invece sul tema dei farmaci per patologie croniche, come vedete la prevalenza d'uso trimestrale si assesta al di sotto del 5%. Iniziamo a vedere i farmaci più di, di interesse. Vediamo qui gli antipertensivi. Nel primo grafico viene mostrata la differenza tra le utili utilizzatrici prevalenti, quindi quelle che utilizzavano il farmaco già prima della gravidanza, e le incidenti. Vediamo che l'utilizzo del farmaco da parte delle prevalenti diminuisce, il blu diminuisce in gravidanza. Ovviamente l'incidente, proprio perché eh, sono condizioni che insorgono in gravidanza, invece un picco in particolare nel terzo trimestre. Se ci chiediamo però quali farmaci sono stati utilizzati. Nel corso della gravidanza, come vediamo, abbiamo negli altri due grafici un approccio di diagramma di flusso. Cerchiamo di capire quindi se c'è stato uno switch terapeutico tra le diverse classi in che consideriamo. In rosso ci sono i farmaci eh, diciamo che non sono indicati in gravidanza, mentre abbiamo quei colori più chiari, quelli compatibili. Come si vede, eh, in realtà abbiamo un abbandono da parte delle donne che erano in trattamento con farmaci non compatibili con la gravidanza e non abbiamo uno switch terapeutico verso le classi che potrebbero essere utilizzate. Nel diabete abbiamo un fenomeno simile, anche se in questo caso già prima della gravidanza si utilizzavano farmaci che erano in qualche modo compatibili con la gravidanza, quindi c'è un effetto di abbandono comunque ridotto rispetto a quello che notiamo nell'ipertensione ci sono però anche classi di farmaci, come ad esempio gli antiasmatici, che non subiscono variazioni. In questo grafico si vede come la prevalenza d'uso di questi farmaci rimanga pressoché costante pre, in e post gravidanza. Se entriamo nel merito però delle classi terapeutiche, qui si nota un leggero switch, dove notiamo un picco dei corticosteroidi inalatori da soli e eh, diciamo una diminuzione delle combinazioni, l'ABCS e l'AMECS. Lab che cosa succede invece per altri tipi di eh, trattamenti? Queste sono le preparazioni di Rodea, è interessante notare come anche la, la, la patologia della tiroide in gravidanza sia un tema di interesse con un eh, gruppo di nuove utilizzatrici. È interessante anche osservare che molte delle nuove utilizzatrici non hanno una condizione transitoria, ma è la gravidanza stessa a permettere di identificare questa popolazione. Eh, in particolare, questo dipende spesso anche dall'offerta di screening da parte delle diverse regioni. Eh, infatti, qui mostriamo lo stesso pattern prescrittivo, eh, la variabilità per regione. E quello che si vede che è che c'è un eccesso, in particolare in Emilia-Romagna, dove eh, vi è la possibilità di effettuare la valutazione e la funzionalità tirodea in, in modo gratuito da parte di tutte le donne in gravidanza. Cosa succede invece per tutti i farmaci che abbiamo considerato a rischio teratogeno o fetotossici, quindi delle classi particolari di farmaci? Qui si vede come per tutte queste classi, gli antipilettici, gli psicofarmaci, gli antipsicotici, gli antidepressivi, ci sia una quota parte rilevante che abbandona il trattamento. Sarebbe appunto interessante poter linkare con le informazioni cliniche per poter capire se nella scelta di mantenere le donne in trattamento ci sia una votazione ovviamente nella condizione clinica di base. Sempre per uh, collegarmi in parte alla presentazione precedente, sulla prevalenza di uso di antidepressivi, un altro elemento che siamo andati a valutare è la possibile variazione. In base al titolo di istruzione, e anche qui un fenomeno interessante, dove una differente eh, prevalenza di utilizzo per eh, titolo di studio che mostra un maggiore utilizzo nelle classi eh, con il livello di istruzione medio-basso, in realtà eh, l'abbandono della terapia azzera queste differenze, perché nel secondo e nel terzo trimestre non notiamo più differenze di prevalenza tra queste tre popolazioni. Sempre su questo tema è molto interessante andare a dividere le utilizzatrici non solo tra prevalenti e incidenti in gravidanza, ma anche quelle nelle quali insorge la patologia post-gravidanza. Eh, cosa succede invece per i farmaci utilizzati? Nel trattamento di patologie croniche a bassa prevalenza. In questo caso è molto difficile riuscire a dire qualcosa anche da un punto di vista significativo. Si vede come, ad esempio, gli antitumorali vengano comunque pressoché eh, abbandonati in gravidanza. E il tema un po' centrale di oggi, quello sugli immunosoppressori, richiede sicuramente un approfondimento sull'utilizzo sia delle vecchie che delle nuove formulazioni. Proprio per questo. Abbiamo collaboriamo con un progetto ad hoc sull'uso di biologici in realtà in Italia e il dipartimento si occupa dell'uso di biologici in gravidanza e dalle prime analisi sull'uso di biologici, quindi in qualche modo indipendentemente dall'indicazione per la quale vengono utilizzati, si vede come il fenomeno di abbandono riguardi tutte le patologie autoimmuni. E non, non avevo visto la presentazione della collega, però mi sembra che le domande e le risposte alle quali si vuole arrivare prevedono gli stessi approcci metodologici. Sappiamo che la gravidanza è in qualche modo un determinante importante della mancata aderenza alle, alle terapie e eh, varrebbe la pena a questo punto capire se questa mancanza di aderenza porta a degli esiti, sia materni infantili che degli esiti avversi nella patologia, quindi le acutizzazioni, accessi in ospedali. O esiti legati alla, alla madre. Proprio per questo, stiamo insieme all'Università di Pisa svolgendo un lavoro sulle traiettorie cioè per cercare di modellare l'esposizione nel miglior modo possibile ad associare poi gli esiti. Mi avvio alla conclusione. E le capacità e le conoscenze che abbiamo acquisito all'interno della rete MOMNET ci permettono di avere delle basi per poter effettuare collaborazioni future sul tema della gravidanza, non soltanto però sul tema dell'efficacia e della sicurezza, ma anche andando a valutare appunto fenomeni come l'impatto della gravidanza sulle terapie croniche preesistenti, i temi di variabilità geografica e per sottopopolazioni, e sarebbe interessante anche valutare se l'impatto di interventi regolatori e audit eh, clinici possono avere poi un reale effetto sull'uso dei farmaci in gravidanza. I risultati costituiscono perciò un patrimonio informativo utile per cercare anche di modificare pratiche cliniche inappropriate migliorando l'assistenza sanitaria delle donne in gravidanza. Un ringraziamento a tutto il gruppo di lavoro. E nel passare un po' il testimone alla presentazione che verrà dopo la mia, volevo anche mostrare tutto il lavoro di disseminazione scientifica che è stato condotto da parte del gruppo proprio per diffondere il più possibile i dati che abbiamo ottenuto. Perfetto, allora quest'ultima slide ci introduce perfettamente alla relazione successiva che eh, si occupa sostanzialmente di comunicazione. Sì. L'informazione sui farmaci in gravidanza, quella utile e quella dannosa e ce ne parla Maria Cristina Valsecchi. No? Ok. <ride> Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato a questo incontro che è molto interessante da, dal punto di vista proprio dell'informazione de, dell per, per quanto mi riguarda. Io sono una giornalista, mi occupo da parecchi anni di ehm, informazione sulla salute riproduttiva e salute materno-infantile e voglio cominciare no, con un episodio che mi ha raccontato una, una mia amica ginecologa che per alcuni anni ha lavorato in consultorio. Si presenta da me una donna incinta con un ascesso al dente. Le prescrivo un antibiotico. Torna dopo dieci giorni e dice che non ha preso l'antibiotico perché sua zia le ha detto che in gravidanza fanno male. Il dentista si è rifiutato di curarla perché è incinta. Il gonfiore è arrivato fino al collo, non riesce ad aprire la bocca e quindi chiede alla dottoressa di, di fare qualcosa. Le prescrivo di nuovo un antibiotico. Eh, a questo punto, l'antibiotico viene assunto fino alla fine della gravidanza. Alla nascita, il bambino pesa 2,5 kg. La donna torna da me arrabbiata e dice: Non sarà che è piccolo per colpa dell'antibiotico? Del... Più su: eh, è Per colpa dell'antibiotico che mi hai dato? Eh, le rispondo: Non sarà che è piccolo per colpa dell'infezione, e momenti mi morivano tutti e due di setticemia. Allora, quello che viene fuori innanzitutto è che c'è un forte pregiudizio ancora eh, da parte delle donne in gravidanza eh, nei confronti dell'assunzione dei farmaci. Eh, quando si parla di... Mh, questo tipo di pregiudizio si, si tira fuori il, il trauma della talidomide, ma probabilmente è ancora più eh, antico il pregiudizio, il fatto che alcune cose non si fanno in gravidanza per paura, non si accavallano le gambe, non si usano le sciarpe perché il bambino può, può risentirne, quindi c'è proprio tutta una, una cultura della, de, della cautela e della paura in gravidanza che viene fuori in questo caso. E, in parte la, la, la precauzione nell'assunzione dei farmaci in gravidanza poi ovviamente è anche fondata perché ci sono farmaci che si possono prendere fuori dalla gravidanza e invece sono controindicati quando si aspetta un bambino e, e quindi ha anche senso preoccuparsi di questa cosa. In più c'è anche una eh, mh, più eh, recente ondata di sfiducia nei confronti dei farmaci. Nel corso degli ultimi due anni purtroppo si è diffusa una paura del farmaco che ci viene dato per arricchire le aziende farmaceutiche e quindi noi per sicurezza non lo prendiamo. E purtroppo in gravidanza questo anche viene molto, molto sentito. Accanto a questo c'è il problema dal, dall'altra parte, il dentista che ha visitato quella donna di cui si raccontava prima non l'ha trattata perché in gravidanza, ehm, diciamo per motivi difensivi, eh, per non metterci le mani su, su una donna incinta. Eh, ovviamente invece c'è modo di, di trattare per un accesso a un dente una donna in gravidanza, non è che devi aspettare che l'accesso arrivi chissà dove. Eh, e questa paura da parte dei medici di prescrivere eh, questo atteggiamento difensivo lo abbiamo visto molto con i vaccini anti-Covid. Eh, mi sono arrivati parecchi eh, messaggi anche sui social da parte di lettrici in gravidanza che volevano vaccinarsi, ma eh, non ci riuscivano perché il medico di famiglia, il ginecologo, diceva meglio di no andavano dal, dal medico vaccinatore che negava la vaccinazione nel momento in cui scrivevano sono in gravidanza nel, nel modulo oppure addirittura sto cercando una gravidanza. Se entro i prossimi sei mesi hai intenzione di cercare una gravidanza io per sicurezza non ti vaccino. E questo è successo anche dopo il settembre 2021, quando sono uscite le raccomandazioni del Ministero della Salute e quelle delle società scientifiche che erano addirittura precedenti che dicevano vaccinatevi in gravidanza, dai dati che abbiamo pare sicuro. Certo, all'inizio ovviamente non era raccomandata perché non c'erano sufficienti dati. Quando i dati sono stati disponibili la raccomandazione era di vaccinarsi. Eppure il singolo medico tendeva a, a, ad avere un atteggiamento difensivo e quindi a, a sconsigliare la vaccinazione. E... Si è parlato oggi eh, a lungo del fatto che la sperimentazione clinica prima della commercializzazione dei farmaci in gravidanza scarseggiano per, per vari motivi perché è una, una cosa complicata da fare. Eh, sui foglietti illustrativi spesso c'è scritto che la somministrazione in gravidanza allattamento è controindicata. Punto. Quindi la donna che, eh, per sapere se può prendere qualunque cosa, non parlo solo di malattie croniche, ma soprattutto di, di mh, trattamenti per la cuzie, eh, va a vedere sul foglietto illustrativo e trova che è sconsigliata e quindi non si fida, anche se magari il suo medico le ha detto di sì, eh, lei per sicurezza non lo prende. E allora dove si possono trovare informazioni utili? Nel 2014 l'AIFA ha, ha lanciato una campagna sull'uso dei farmaci in gravidanza e ha fornito l'informazione corretta. L'informazione corretta è che pro e contro della somministrazione di ogni farmaco deve essere devono essere valutati. Dal medico di volta in volta perché ci sono farmaci innocui, ci sono farmaci che hanno un margine di rischio in gravidanza, ci sono farmaci che sono assolutamente controindicati. Il rischio deve essere valutato di volta in volta, e ovviamente, se il rischio per la salute della donna e del nascituro è maggiore in assenza di assunzione, il farmaco va preso. Se è maggiore il rischio assumendo il farmaco, si, si trova qualche altra soluzione, si cerca qualche altra soluzione. Questa è l'informazione che, che andrebbe data. Ehm, il L'AIFA eh, aveva eh, messo a punto un sito dedicato proprio all'informazione diretta del pubblico che eh, era molto ben fatto, che però non è più attivo. Eh, è rimasto in rete il, il contenuto del sito in un opuscolo che si può scaricare da, da questo indirizzo, ehm, che era proprio, riguardava proprio i farmaci per il trattamento dei più banali disturbi, eh, perché magari ecco, la donna che ha una malattia cronica o ha un problema grave viene presa in considerazione di più il fatto che, che debba assumere dei farmaci e che si debba fare una valutazione di pro e contro. La donna con il mal di testa eh, terribile le viene detto sopporta perché è meglio che non prendi niente piuttosto che, che correre rischi in gravidanza. E invece magari non è detto che debba soffrire, ma ci sono soluzioni. E... Poi c'è eh, la rete europea dei servizi di informazione teratologica che condivide eh, database sulla sicurezza dei farmaci in gravidanza eh, e in Italia ha quattro centri affiliati che sono il centro antiveleni dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il centro di riferimento regionale di tossicologia perinatale dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze, il servizio di informazione teratologica dell'Università di Padova e il telefono rosso del Policlinico Gemelli di Roma. Questi servizi di informazione sono eh, destinati eh, sia al pubblico generale, eh, quindi ai pazienti, eh, e sia ai medici che possono ottenere informazioni nel momento in cui si presenta a loro un paziente che ha un problema di questo tipo e, eh, e loro non, non sanno, non, non hanno la, le, i dati a disposizione per informarlo direttamente. Eh, nel 2018, in occasione dei 30 anni di attività del telefono rosso del Gemelli, è stato pubblicato un rapporto sull'attività. Da cui è emerso che nell'89% dei casi al servizio si rivolge la donna stessa. Quindi ehm, c'è un minore interessamento da parte dei medici curanti eh, e eh, un intervento diretto de del paziente. Eh, che però deve essere incoraggiato perché eh, quell'89% di, 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 di donne che hanno eh, loro stesse chiamato al telefono rosso, eh, poi di contro c'è una grande quantità che invece no, non si informa e non prende il farmaco, smette di prenderlo, eh, no, no, non va avanti nel cercare di informarsi su, su questo problema. Eh, nel 93% dei casi la richiesta di informazioni al telefono rosso era stato proprio, riguardava proprio l'assunzione di farmaci, perché allora si possono fare domande anche su ehm, ho bevuto un alcolico senza sapere che ero incinta oppure ho fatto una radiografia eh, insomma altri quesiti. Però la, nella maggior parte dei casi la preoccupazione riguarda proprio i farmaci. E questi dati sono in linea con quelli eh, del centro di Bergamo che ehm, ha pubblicato di recente un rapporto sull'attività dal 2000 al 2019 e anche in quel caso nell'85% dei casi a chiamare la donna incinta e per il 98% dei casi le richieste riguardano l'assunzione di farmaci. Quindi c'è interesse da parte delle donne, eh, non ce n'è abbastanza però quindi in conclusione il messaggio che andrebbe comunicato al pubblico è esattamente quello che aveva comunicato l'AIFA in occasione di quella um, campagna di informazione cioè i farmaci non devono fare paura, ce ne sono alcuni controindicati, altri no, la scelta su cosa assumere in gravidanza dipende caso per caso dal bilancio fra pro e contro a chi chiedere questo bilancio? Ora io qui avevo scritto al medico curante in presenza di malattie croniche perché... Eh, davo per scontato che la donna che soffre di una malattia cronica ed è in cura da uno specialista, eh, quello specialista eh, collaborando con il ginecologo è informato sulle caratteristiche del farmaco che assume la donna. <ride> e con lei discute sull'opportunità di, di, diciamo, sulla programmazione della gravidanza, su come modificare le terapie prima del concepimento, eccetera, eccetera. Eh, dopo la, la <ride> gli interventi che ho sentito oggi mi, mi viene il dubbio che anche in questo caso ci siano purtroppo delle lacune anche per le malattie croniche. Al medico di famiglia e al ginecologo, nel caso di disturbi, di problemi che, che, che intervengono eh, non cronici all'occorrenza, eh, però, visto che eh, a volte la risposta che si riceve è per sicurezza non prendere niente, bisognerebbe insistere nell'informare le donne che eh, devono magari fare un passino in più e eh, informarsi a un centro di informazione teratologica, quindi dando proprio gli indirizzi, i numeri di telefono di questi centri e dicendo chiamate, chiedete lì, ne sanno di più. Oppure, magari, sentire un altro medico, sentire un altro specialista e, e fare qualche domanda in più. E questo è quanto. Grazie. Sì, eh, grazie molte per eh, questa presentazione. E... Oddio, che. non è molto confortante, non è molto confortante. E, e comunque sicuramente tutte le presentazioni che abbiamo sentito offrono degli spunti di riflessione e, e di discussione. Ehm, allora. Partendo proprio dall'ultima, perché è quella più fresca e perché ha risollevato un problema già emerso, eh, quali potrebbero essere i canali più idonei per convogliare l'attenzione eh, su, diciamo, le fonti meritevoli? Allora, io collaboro con diverse testate eh, che fanno informazione in particolare sulla, sulla gravidanza, sulla salute riproduttiva. E alcune di queste riviste sono riviste cartacee per lo più, vengono, vengono lette effettivamente dalle donne. Eh, poi ho, ho creato un sito con una collega, eh, che mh, purtroppo abbiamo poco tempo per, per rinnovare, diciamo facciamo un po' nel tempo libero. e, e Abbiamo ehm, cercato di, di ehm, diffondere sui social, eh, la, la, insomma, mh, linkare gli articoli di questo sito con i social, sui social e chiedere eh, alle donne, chiedere alle elettrici di, di eh, scrivere facendo domande, ci dando gli argomenti più, più interessanti per loro. E in questo modo abbiamo avuto parecchi riscontri, soprattutto su Instagram. E, mh, abbiamo avuto domande ecco, che, che hanno appunto evidenziato il fatto che spesso non c'è informazione su questi argomenti, quindi poi cerchiamo di rispondere creando dei contenuti che, che, che rispondano a queste domande. E, c'è sicuramente una parte che non siamo riusciti a raggiungere e che non ho idea di come si faccia a raggiungere, perché ho visto per esempio che chi ci ha scritto riguardo ai vaccini anti Covid in gravidanza ci ha scritto dicendo io mi vorrei vaccinare perché ho letto che si può che è sicuro, ma il medico non mi permette di vaccinarmi. Quindi, comunque, in qualche modo, pur non volendolo, abbiamo selezionato delle donne che hanno già una, un certo grado di informazione e di consapevolezza. Io sono sicurissima che ce n'è invece un, un, un ampissimo numero che non, non ha questa informazione, questa consapevolezza e non ho idea di come si faccia a raggiungere. Ci proveremo. Sì, sì, questo è un problema perché, eh, diciamo anche per ritornare molto brevemente al discorso della psoria eh, abbiamo anche prodotto del materiale informativo che poteva essere scaricato dal sito della società, era dedicato al paziente, quindi anche la donna affetta da psoriasi poteva scaricarlo, però non è che ci siano state... Tutta, non c'è stata tutta questa utenza e probabilmente anche le associazioni dei pazienti si dovevano coinvolgere in maniera è più... Dato permesso, <ride> eh, è stato, è stato chiesto, sì. Non, non, ho chiesto di non, ho, non ho parlato di, di colpe delle associazioni. <ride> non parlavo della società comunque eh, in effetti diciamo molte pazienti richiedono un accesso soprattutto tramite i social questo, questo è vero avete delle osservazioni eh, in generale non solo ovviamente su quest'ultima presentazione ma tutti gli argomenti che abbiamo affrontato eh, secondo me sono meritevoli di Considerazione. E, ad esempio, a, a me è sembrato strano il discorso dei farmaci antipertensivi che venivano eh, sospesi durante la gravidanza. Dalle mie reminiscenze mi potrei sbagliare, effettivamente per eh, modificazioni eh, emodinamiche probabilmente c'è una tendenza alla riduzione della pressione in gravidanza, però altrettanto la gravidanza eh, si può associare a gravi complicanze legate all'ipertensione, e, e che è una cosa che mi ha mer meravigliato come la terapia antipertensiva fosse anche questo oggetto di abbandono in corso di gravidanza? Sì, sicuramente una cosa che non ho detto e che va sempre considerata quando si fanno studi osservazionali è il possibile bias legato alla misura che si utilizza. Come dicevo, noi abbiamo stimato la prevalenza d'uso come almeno una prescrizione nel trimestre. È possibile anche che una donna acquisti più confezioni che possono essere utilizzate per più trimestri. Però riguardo questo è interessante vedere come il pattern prescrittivo. Prima la gravidanza sia stabile, non ci sono oscillazioni, e il ritorni poi è stabile dopo la gravidanza. Quindi, questo abbandono, anche se potrebbe essere di natura metodologica, diciamo, i dati ci, ci sembrano confermare che ci sia proprio qualcosa di evidente che succede. Prego, solo un, un commento che mi ha colpito anche rispetto alla discussione che, che, che è stata fatta prima sulla utilità o meno dei registri, eccetera. E, e' un po' diciamo un, 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 un regretto, un dispiacere rispetto a mancati investimenti che in questo paese si fanno sulla costruzione per esempio di corti di eh, gravidanza perché al di là dei registri che appunto hanno dei problemi enormi, non si raccolgono poi mai le informazioni, quando poi serve un'informazione non era stato pensato che si doveva raccogliere eccetera eccetera e la, non sono completi e, e insomma, Pochi sono gli esempi di, che, che, che è, di registri che hanno prodotto quello che, che, che veramente si voleva che si producesse. Invece, un, visto che parlavo di ricerca sanitaria, però non credo che ci siano gli interlocutori qui oggi presenti, cioè un investimento della ricerca sanitaria sulla costruzione di corti di gravidanze che permettono di analizzare tanti quesiti ai quali poi si può aggiungere anche con gli esempi del... De, del, diciamo, del linkage di diversi, di diversi sistemi come ci ha fatto vedere anche la, la collega della, della Toscana quindi sulla infrastruttura che permette poi di produrre delle conoscenze, insomma pensiamo alle grandi corti di popolazione che sono state fatte negli Stati Uniti vecchi, Framingham Gissi in Italia, cioè in Europa ecc. però ecco questa nel particolare si parla tanto di medicina di genere sto pensando alla, alla Renata Bortus, che fa parte dell'Osservatorio di Genere del Ministero della Salute, forse è una spinta a creare anche una uh, infrastruttura di dati, considerata la ricchezza di dati di sistemi informativi che abbiamo noi in Italia, che pochi hanno, se a questo si aggiungesse un'infrastruttura di, di dati di popolazione fissa che si aggiorna. Nel tempo ci sono diverse corti di nati, ma parliamo di nati e quindi non, non di gravidanze perché c'è stato un interesse sulla parte pediatrica, però di corti di gravidanze eh, non credo che, non credo, cioè, ci sono sicuramente, ma sono comunque eh, piccole, piccole cose. Invece credo che questo sarebbe veramente importante. Sono Ursula Kierkmaier del Dipartimento di Epidemiologia qui del Lazio. Volevo chiedere sia a, a Angela Lupatelli che anche a Valeria Belleodi se le loro attività prevedono anche una parte di audit. Perché Valeria ha accennato l'audit, credo che sia un'occasione eh, importante perché, soprattutto, quando vediamo poi. La prescrizione, la prima prescrizione di un farmaco teratogeno in gravidanza. Noi possiamo tracciare esattamente il prescrittore. Quindi mi chiedo se eh, è previsto da AIFA o, eh, diciamo, nel sistema norvegese anche un audit. Allora, in Norvegia è un po' difficile perché i dati che otteniamo noi sono di identificati. Quindi i nostri dati non sappiamo, eh, non possiamo identificare la persona per motivi di privacy. Eh. Penso l'unica possibilità è che eh, dovremmo eh, prendere contatto eh, con, um, come si dice, eh, con i registri, eh, l'autorità che gestisce tali registri e loro hanno questo doppio eh, dataset che possono identificare la persona. Eh, però noi direttamente no, perché abbiamo dati identificati. Quanto riguarda il progetto Momnet, in parte l'AIFA eh, diciamo, aveva l'idea di provare a disseminare i risultati il più possibile anche attraverso comunicazione nei consultori, non proprio un audit specifico con i clinici. E, diciamo, anche il, tutto il tema che non ho fatto vedere sulla variabilità prescrittiva nelle regioni c'è stato un colloquio con le regioni per capirne i motivi ed approfondire quali potessero essere i motivi di questa variabilità. Sicuramente rispetto all'intervento di Marina anche un approccio sistematico ad alcune tematiche, qual è quello che vorremmo avere noi nel provare poi a, a replicare questo studio dandoci una finestra temporale tra cinque anni, avevamo detto all'epoca, proprio per vedere se nella disseminazione dei risultati, nell'interazione con le regioni c'è la possibilità di modificare dei comportamenti che vediamo essere inappropriati quindi anche diciamo di trasformare quello che può fare la ricerca anche in un'attività un di servizio che possa quindi avere una periodicità proprio per provare ad informare. Se non ci sono altre domande, perché è una domanda un po' così carina per chiudere, eh, sto ridendo. Volevo fare una domanda alla dottoressa Lupatelli tempo fa mh, così dovendo scrivere eh, un qualche cosa sulla depressione post eh, parto mh, ho scritto una piccola cosa, un articolo nel quale avevo fatto delle ricerche che risultava mh, che certi ricercatori norvegesi Dell'Institute of Public Health hanno seguito le gravidanze di 50.000 donne, valutando gli effetti derivati da abitudini e stili di vita della coppia. Volevo chiedere se è vero che hanno sospeso farmaci antidepressive eh, le donne che eh, avevano un partner che le coccolava, mentre quelle che non erano aiutate dai partner hanno continuato a prendere il farmaco depressivo. Antidepressivo. Siccome una, una ricerca norvegese le volevo fare questa domanda. È un tipo di farmaco antidepressivo particolare, però forse no. <ride> volevo inserire una domanda su questo. Quanto eh, conta rispetto agli antidepressivi la storia di malattia? Il fatto che uno sospenda, quanto conta? Allora, eh, ora non so lo studio a cui si riferisce lei perché è l'Istituto di Public Health, io sono all'Università di Oslo. Ma posso dire che noi abbiamo recentemente fatto, abbiamo raccolto dei dati di donne con un disturbo psichiatrico nel periodo intorno alla gravidanza. Abbiamo in realtà misurato questo decisional conflict, che tipo di conflitti le donne hanno, barriere nel decidere se continuare con un farmaco o no, e abbiamo anche misurato il supporto del, del medico. E del partner in questa decisione e i miei risultati sono opposti a quello che perché vediamo che le donne che hanno poco supporto del partner o un basso supporto del medico sono quelle che hanno più barriere e più conflitti nel prendere una decisione e sono anche quelle che eh, discontinuano in maniera eh, come posso dire ehm, immediata il farmaco invece di farlo in maniera graduale ridurre la dose quindi Vado a cercare lo studio vedo di... <ride> certo. Per quanto riguarda la storia, sì, perché ci sono molte... Facendo anche dei gruppi di focus, gruppi interview con queste donne, abbiamo anche capito che per molte di loro che hanno dei livelli eh, di depressione o ansia moderati, la gravidanza è anche il momento in cui eh, si possono, come posso dire, eh, eliminare questo farmaco, perché non, sono, non hanno mai avuto la motivazione per smettere. Però nei casi di moderata o severità più acuta e soprattutto quando c'è comorbidità, donne con eh, ansia, depressione, bulimia, eh, disordine bipolare, qua eh, diciamo quel burden di eh, malattie psichiatriche sono effettivamente un, un fattore chiave, se la donna continua o meno. Ecco anche perché i risultati che ho mostrato oggi, quando facciamo una, una definizione dell'esposizione al farmaco, sì o no, sono molto semplici, non sono adeguati. Perché se guardiamo la storia di queste donne, eh, non riusciamo a catturare la severità e la comorbidità. Quindi, ottima domanda. Ci sono altre osservazioni? Prego. Grazie, io sono Paola D'Aloia dell'Istituto Superiore di Sanità. Volevo fare una domanda alla dottoressa Lupatelli eh, su come avete fatto lo studio per verificare poi gli esiti eh, per i Natali, cioè sui bambini da madri che assumevano antidepressivi o antipsicotici, perché effettivamente sono madri a rischio anche di alcolismo e di uso di altre sostanze, quindi come si fa? Più, più della popolazione generale, quindi volevo sapere... Come avevate eliminato questo dubbio? Uh, sì, allora abbiamo. Ora va molto di moda questo target trial emulation in epidemiologia. Lo chiamano cerchiamo di mimicare la nostra popolazione già quando partiamo nella selezione, come sarebbe l'ipotetico RCT. Quindi, già da definire che valutiamo donne solo con depressione, per esempio, o con ansia, in, da questa selezione che facciamo riduciamo quel uh, rischio di fattore confondente da fattori legati. La malattia mentale della donna, per esempio alcol. Eh, quindi quello è un approccio e poi, al di là di fare questo, usiamo questi nuovi metodi di Cosa inference, sono chiamati, dove sono dei metodi dove eh, utilizziamo fattori confondenti eh, eh, molteplici, e poi eh, in modo che eh, le caratteristiche eh, all'inizio della nostra popolazione esposte e non esposte, sono molto simili. Quindi ancora ipotizziamo un RCT dove la sola differenza è il farmaco. Eh, però ovviamente, eh, molto mi collego anche alla, al commento di prima, ci basiamo su dati che sono eh, come si dice, rapportati dalla donna, se lei ha utilizzato l'alcol, il fumo, eh, e quindi abbiamo sempre questo margine di incertezza. Ora, nello studio MUBA, la donna ehm, eh, riporta la quantità di alcol che ha bevuto in gravidanza e anche la quantità di sigarette, quindi possiamo correggere in maniera analitica però non potremo mai eliminare quel margine di incertezze con gli studi osservazionali. Non so se voi volete commentare questo. Diciamo che il residual confounding è un tema con chi fa studi osservazionali con cui combattiamo quotidianamente, quindi su questo non c'è una soluzione definitiva. Altre domande? E niente, Quindi penso che ora non sappiamo se registro oppure scegliere una linea di ricerca di indagine epidemiologica più eh, mirata e specifica, però indubbiamente è necessario fare per qualcosa per seguire. Eh, quello per cui siamo qui, il trattamento della cronicità in gravidanza sostanzialmente, l'effetto della cronicità sulla gravidanza e viceversa e in generale l'attitudine la, al farmaco in gravidanza, giusto? Per, perché non ci sia più l'abbandono quando non è necessario. Certo. Prego. Uh, molte, grazie. <coughs> molte grazie a tutti. Io devo solo dire qualche parola finale di raccolta di informazioni, cioè questa conclusione, il mio compito è un po' mettere in fila le parole chiave che io, eh, mi sono segnato durante questa interessante giornata. Ne ho segnate diverse, non ultima eh, partner che fa le coccole, <ride> e quindi anche questo mi sembra un elemento tutto sommato valido da verificare da ehm, però il, il tema iniziale da cui, la cosa da cui siamo partiti è è possibile fare degli studi di farmache epidemiologia che nel frattempo che, fanno, che producono questi dati producono anche informazione e la farmacologia l'utilizzo dei farmaci come tracciante come vedete come avete visto non solo nella patologia cronica eh, nella psoriasi, anche nelle altre teoromatoide, in altre patologie immuni, negli esempi che sono stati fatti eh, ha la possibilità di toccare tanti e di, di portare un po' di luce su tanti altri fenomeni. Per fare questo naturalmente occorre una metodologia adeguata io torno più volte al, a, un, a, un, a, un, a un fatto che mi è successo personalmente perché io ma quando, quando cominciavo a occuparmi un po' di ricerca, mh, mi occupavo prevalentemente di informazione sui farmaci, lavorando in un centro di informazione sui farmaci, però volevo anche fare della farmacopidemiologia. E, e allora andai a Filadelfia, da un gruppo che si occupava prevalentemente di farmacopidemiologia, e raccontai che volevo mettere insieme queste due cose, l'informazione, drug information, e anche farmi epidemiologia. E mi si disse che non si poteva fare. Cioè, è vero che io volevo andare a Filadelfia anche per un'altra ragione, però diciamo che io la vendevo così, l'ho presentato in questa maniera. E secondo me l'esempio, però, poi sarà stato un caso, che questo tipo di, di studi, questo, stu, questo, questo tipo di studi in queste sottopopolazioni dal mio punto di vista confermano l'idea che si possano mettere insieme la drug information e la farmacopidemologia, che è possibile fare degli studi di farmacopidemologia che, che proprio perché si occupano di popolazioni che naturalmente vengono escluse dai randomized clinical trial, ma naturalmente vengono escluse da tutta un'altra serie di valutazioni e di sottopopolazioni che sono un po' orfane da questo punto di vista della ricerca, l'utilizzo dei dati rutinari, dei dati amministrativi, naturalmente con tutta una serie di accortezze che adesso sono, di, stanno diventando, come vedete, sempre più raffinate, possono permetterci di dare delle, delle risposte. Ora, immaginate se le, lo stesso tipo di domande che ci siamo fatti oggi su una patologia come la psoriasi ce la potremmo fare su i rischi e la necessità di poter vaccinare una sottopopolazione come la popolazione in gravidanza. È stato un, late un tema centrale durante l'emergenza del Covid, quindi l'idea di avere anche delle corti, di essere preparati anche con delle reti che sappiano raccogliere dei dati in maniera attenta in, in questo tipo di sottopopolazione attraverso... Dobbiamo metterci un po' di fantasia attraverso i consultori, attraverso i dati amministrativi delle prescrizioni, attraverso gli specialisti, coinvolgendo in maniera più attiva i pazienti. Dobbiamo metterci un po' di fantasia naturalmente, però è possibile farlo. Io spero che questa giornata abbia raggiunto l'obiettivo di restituire l'esperienza di tre anni di studio in questo ambito fatto con un gruppo di lavoro che è stato molto piacevole, eh, con cui è stato molto piacevole crescere e, e studiare. E dietro il, il, le quinte, naturalmente oltre alle persone che hanno presentato ci sono anche altre persone: c'è Ursula che eh, Kirkmaier, Alessandro Rosa, Monica Piri che non, è potuta, uh, non ha potuto partecipare per il Covid. Eleonora Zirro perché anche la parte amministrativa e di gestionale di questi progetti è eh, time consuming è estremamente eh, complicato. Ringrazio il gruppo del pensiero, Maria Celeste, Vasilica, Pamela, Liliana che ci hanno dato un, un aiuto importante nel rendere questa giornata eh, fattibile. E, eh, e spero di non essermi dimenticato nessuno, perché sono un campione nel eh, eh, confondere i nomi. E, e poi c'è Ar, che lasciavo alla fine proprio perché eh, mi serve sempre un controllo negativo per dimostrare che qualche nome me lo dimentico sempre. Eh, grazie a tutti della giornata. Ricordo che per tutti voi abbiamo il piacere di invitarvi a un, uh, un uh, breve lunch. Che, Sarà qua in caffetteria, un'altra comunicazione di servizio, non vi dimenticate perché ha lasciato delle cose in, in guardaroba e credo, guardo Celeste se ho detto tutto. Dov'è la caffetteria? La caffetteria dov'è? Eh, cioè, si scendono le scale e la prima porta sulla sinistra. La prima porta sulla sinistra scendendo le scale. Grazie a tutti.